Buongiorno a tutti, eccoci qua e non siamo fuggiti ragazzi dopo il Benfica, anche se sembra che siamo spariti come era il baccalà di Lisbona. Buono quello, per fortuna salviamo questa trasferta. Buon pomeriggio a voi, cantamici Edoardo Mecca, ciao Edoardo. Poi ci spiegherai se sarà stata meglio la trasferta di Lisbona o quella di Lione. ne parleremo, devo dire bella anche Lione, si è mangiato bene anche lì, però non è che possa ridurre le trasferte se ne vincesse una, no? Prima o poi non sarebbe male. Francesca Mascolo torna a trovarci, ciao Francesca. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao Francesca, reduce da Lisbona anche lei, quindi insomma ci racconterai anche la tua, la cosa che ti ha più colpito, impressionato e tutto il resto. Mister Sandro Campagna, ciao mister. Ciao Massimo, buon pomeriggio a tutti. Ragazzi, non cominciate, io ve l'ho detto prima, Benfica-Juve, il Benfica è più forte di noi, ho provato a dirlo in tutti i modi, addirittura prima dell'andata, figuratevi prima del ritorno. No, smettetela, anzi io vi ho trascinato al 4-3 quando tutto sembrava finito e si andasse verso un 7-1 di romaniste memorie, e invece è andata diversamente. Pronti alla galera, eccolo l'altro ragazzi, grande ritorno. Il cosa rischia la Juve, vedo Massimiliano Allegri, c'è su Juventus TV, vi invito se volete a vederlo là, noi proviamo a farvelo sentire. Della Champions, e questa rabbia bisogna portarsela dentro non solo per domani ma per tutto il campionato. Quindi domani c'è il campionato e bisogna pensare a questo. Buongiorno mister, Giovanni Albanese Sport Italia. Se non erro, lei non è mai andato a Lecce da allenatore della Juve, volevo però riportarla alla sua prima stagione in Serie A, col Cagliari. Tornò con una sconfitta, quinta sconfitta consecutiva nella sua prima stagione. Le chiedo se al pari di quel momento lì, questo è il momento più difficile della sua carriera. Grazie. Quella era la prima stagione, questa è completamente diversa come carriera. Poi abbiamo in campionato, è normale, siamo un po' in ritardo, però direi che abbiamo il tempo e la possibilità di recuperare. È normale che ora abbiamo 5 partite importanti, 4 di campionato e l'ultima di Champions, e bisogna concentrarsi su quello. Poi verrà la sosta e dopo la sosta avremo recuperato diciamo tutti i giocatori, e allora lì sarà sicuramente un'altra cosa, però ora bisogna stare concentrati su quella che è la partita di domani, che sarà una partita complicata, difficile, bisogna mettersi al pari loro, bisogna correre quanto loro, bisogna fare, se serve, anche una partita sporca. Buongiorno mister, Marco Venditti, signora mia Calcio News. In proiezione futura, Europa League, come ha detto lei, serve la rabbia. Ecco, in questo tipo di competizioni, cos'è che serve? Serve la rabbia, la concentrazione, la determinazione, lì dove gli impegni sono così ravvicinati. Grazie. Pensare all'Europa League non serve assolutamente a niente, ora bisogna switchare e pensare al campionato. Ripeto, domani sarà una partita complicata contro una squadra che fino ad ora le partite ha sempre tenute in bilico, ha pareggiato a Napoli, ha perso al 95esimo con l'Inter, ha pareggiato con la Fiorentina. È una squadra comunque che a Salerno ha pareggiato, una squadra comunque che ha delle buone qualità, è ben organizzata e in contropiede diventano pericolosi, e lì bisogna stare molto attenti. Buongiorno mister, Filippo Posiere, Corriere Sport. L'altra sera lei ha detto che non si poteva definire un fallimento l'uscita dalla Champions. Volevo capire come si può definire quindi il percorso della Juve, che con 4 sconfitte su 5, diciamo, ha riscritto un po' alla rovescia i record che di solito era abituato a fare. Grazie. Però nella vita ci capita anche queste cose qui. Io non trovo la parola adatta, trovatela voi la parola adatta di quello che è la Juventus. Noi bisogna solo pensare a lavorare come stiamo facendo, con impegno, con dedizione. E bisogna cercare di andare a migliorare. Ci sono squadre che sono state 8 anni senza giocare in Champions e sono state eliminate dalla Champions. Può capitare anche questo, ma non bisogna andare in frustrazione, perché altrimenti dopo non ne veniamo più fuori. Quindi è normale che domani sappiamo l'importanza della partita, perché comunque è una partita, indipendentemente dall'uscita della Champions, è una partita difficile e complicata, e bisogna giocarla, cioè, da squadra, con grande compattezza.
Buonasera, buongiorno Massimo Lanari, Rai TGR Piemonte. Si è parlato in questi giorni di rivoluzione dei giovani, mettere dentro più giovani e in particolare Ealing Junior, che tra l'altro può giocare anche a destra oppure no. Grazie. Allora, innanzitutto diciamo che c'è anche tutte le cose negative, c'è sempre un risvolto positivo. Innanzitutto il settore giovanile della Juventus che sta lavorando bene, comunque è arrivato Miretti, comunque un giocatore in pianta stabile la prima squadra. Ealing l'altro giorno ha giocato, ha fatto bene. E Fagioli comunque è un giocatore, è un ragazzo che sta crescendo bene, lo stesso su lei, ce ne sono altri. Però non è che in un giorno per una partita bisogna totalmente cambiare tutto e stravolgere, certo, tutto. Magari domani giocherà qualche giovane, qualche giocatore diciamo con meno esperienza e magari porta entusiasmo e incoscienza, però direi che ci sono anche i risvolti positivi, ecco. Ealing sì, può giocare a destra, però è meglio che giochi a sinistra. Buongiorno mister, Nicola Gallo Mediapason. Mi sembra davvero che con queste due ultime esclusioni si rimanga in pochi. Le chiedo innanzitutto quali sono le condizioni di alcuni infortunati, su tutti se ci fa un quadro di Chiesa, eventualmente poi Pogba, e con l'assenza anche di Locatelli il metronomo chi può diventare, più Fagioli o più Miretti? Allora, per quanto riguarda le ultime due assenze, abbiamo, credo, andiamo via in 17, credo, o no, 19, abbiamo 16 di movimenti e 3 giocatori e 3 portieri, quindi basta in avanti, sono 5, quindi siamo pronti per giocare questa partita. In queste situazioni la squadra si compatterà ancora di più e tutti ci faremo qualcosa in più per ottenere un risultato. E per quanto riguarda Chiesa e Pogba, domani non sono convocati, difficilmente lo saranno, quasi impossibile, ve lo dico subito, mercoledì, e al 99% non ci saranno neanche contro l'Inter. Bene. Così almeno mi mettete la mia mano. Se ci saranno, sarà molto difficile, sarà a disposizione con il Verona e l'ultima con la Lazio. Se ci saranno, ma sarà molto difficile, ma molto. Così almeno mettiamo in pace. Come? Fagioli o Miretti, domani vedrò chi giocherà assolutamente. Buongiorno Francesco Cosati, Sky Sport. Le questioni extracampo giudiziarie restano extracampo giudiziarie, però le chiedo se anche su questo tema è dovuto intervenire nello spogliatoio, con i giocatori oppure no. Allora, c'è stato un comunicato alla società, il presidente ha rasserenato tutti come sempre, la società è fatta sempre di persone straordinarie. Noi bisogna dare delle risposte sul campo. Buongiorno, Alessandra D'Angiora, eSport. Tornando sulla rabbia di cui parlava, che dovrete portarvi dietro per tutta la stagione, qual è invece la cosa di questa prima parte di stagione, al di là dell'esito e dell'eliminazione, che l'ha fatta, che la fa arrabbiare di più e che invece questa non deve ripresentarsi, va presa e cancellata? L'arrabbiatura dell'eliminazione in Champions è normale che ci rimanga, perché se non ci rimane vuol dire che non va bene. Poi le stagioni sono fatte di tanti episodi, di momenti. In questo momento è normale che bisogna essere più bravi e fare qualcosa in più per far girare la cosa a nostro favore, perché non c'è nessuno fuori dal campo che ci potrà dare una mano, siamo solo noi all'interno del campo e quindi bisogna essere bravi. Ma è un momento, è un'opportunità per tutti, perché è un momento di crescita, perché nei momenti di difficoltà, come si suol dire, si cresce, e questo va preso come un'opportunità per crescere. Buongiorno, mister Filippo Cornacchi, alla Gazzetta dello Sport. Le volevo chiedere questa cosa qui. Guardando un po' i risultati, su 16 partite ne avete vinte solo 6. Non succedeva dal 2000. Pensando a così poche partite vinte, c'è un errore che secondo lei ha fatto e non rifarebbe? O sono solo gli infortunati di lusso, cioè quindi Pogba e Chiesa che ha citato prima, a giustificare solo 6 partite vinte?
Le giustificazioni nel calcio non l'ho mai, non, a parte che gli alibi non mi piacciono. Quindi stiamo facendo una stagione al momento dove in campionato abbiamo, qualche, abbiamo dei punti di ritardo, ma non sto a dire la partita con la Salernitana, le solite cose, perché tanto non dobbiamo attaccarci all'episodio. La cosa che abbiamo fatto male in Champions, quello sì. In campionato abbiamo tempo di recuperare, però tu si sta a parlare, domani abbiamo una partita, ripeto, difficile, in questo momento ancora di più, contro il Lecce. Quindi dobbiamo fare solamente una partita di squadra e rovesciarla al contrario. Ma lo sapete qual è il problema? Che col senno del poi, lo sapete la cosa bella qual è? Che quando si decidono le cose, va bene, nel momento la decisione è giusta, poi a distanza di mesi, di giorni, di anni, uno dice ma se io quelli che sono andati avanti con i se nella vita non hanno mai fatto niente e sono tutti disperati in giro per il mondo. Sono il mister Gianluca Codino alla stampa. Ma vista la situazione, appunto, eliminazione, che non gli hotel era sempre andato, visto la situazione di classifica, visto anche quello che è successo fuori dalla Juve, ma lei e l'Juventus, vi sentite accerchiati? Accerchiati no, è un momento di difficoltà come capitano, come è capitata anche altre società. È normale che la Juventus è unica per questo, perché nei momenti di difficoltà viene elevata alla massima potenza, e noi su questo bisogna essere bravi a rovesciarla, però non possiamo rovesciarla in una partita. Nello stesso tempo bisogna dare un segnale importante. Ho un gruppo di ragazzi che ha dei valori morali importanti e su questo io mi affido molto, e quindi domani tutti insieme sicuramente faremo una bella prestazione, sperando e cercando di fare risultato. Buongiorno mister Alberto Mauro, il messaggero Juventus News 24. A inizio stagione lei aveva parlato di dovere di vincere lo scudetto. Volevo chiedere se in questo momento è ancora un suo obiettivo, e se invece non lo è più, dove e quando è sfumato? Grazie. Ma dove e quando è sfumato? Siamo all'undicesima giornata. Io credo che noi innanzitutto parlare ora in questo momento di scudetto serva ben poco. Io credo che ora dobbiamo rialzarci, perché mercoledì è stata una batosta importante, quella di essere eliminati alla Champions. Bene. E domani abbiamo un'opportunità, quella di reagire e cercare la vittoria. Intanto siamo indietro in classifica, e quindi le altre stanno viaggiando. Il Napoli sta facendo le cose straordinarie, il Milan è lo stesso, la Lazio sta facendo cose importanti, l'Inter sta facendo cose importanti, la Roma uguale. Noi siamo dietro queste, e bisogna, e per noi è un obiettivo piano piano cercare di prenderle, rubacchiare dei punti a quelle che stanno davanti. Mancano 27 partite, e quindi domani è una delle, è la prima delle 27. Ultime due, grazie. Buongiorno mister, Fabio Riva del Tutto Sport. Vorrei chiederle se le prossime 5 partite possono tornare utili anche per lei, per consolidare, rafforzare ancora di più la sua posizione, e quanta voglia ha di giocarsi finalmente questa stagione senza infortunati grandi, senza magari la distrazione di chi può pensare al mondiale, insomma giocarsela più liberamente. Grazie. Guardi, non è il rafforzamento della posizione, è solo un obiettivo che abbiamo con la società, con tutti quelli che lavorano all'interno della Juventus, di portare la Juventus il più in alto possibile, e stiamo lavorando per fare questo. Poi ci sono dei contrattempi che nessuno sa, perché se avessi una palla, una sfera di cristallo, forse magari avrei deciso cose diversamente prima, ma non è così. E quindi bisogna andare a trovare delle soluzioni nei momenti che ci sono le problematiche, con lucidità, fermezza, ma soprattutto con voglia di fare. Buongiorno mister, Domenico Marchese, La Repubblica. Volevo sapere se può essere un'opzione in attacco la coppia Ken-Milik, e che cosa si aspetta da questa coppia inedita in campo. Grazie mille. Inedita non è, perché comunque Ken è uno che attacca molto la profondità, Milik è uno che gioca più con la palla, e poi Ken ha fatto buone delle partite, e quindi
e ci sta anche ogni tanto di farne una meno buona. L'importante è domani fare una partita di squadra, una partita solida, e poi vediamo alla fine cosa siamo riusciti a fare, ecco. Però bisogna avere fiducia, perché è la cosa più importante, perché non possiamo tornare indietro, non possiamo cambiare risultati, ma solamente la partita successiva ci dà l'opportunità di cambiare la visione delle cose, che in questo momento è normale che sia, è negativa, e magari in questo momento lo vedi più negativo di quello che è. Poi facciamo gli ultimi 12 giorni e poi ci ripresenteremo a gennaio sicuramente con tutti più a disposizione, ma per dare un po' più di respiro a quelli che hanno giocato tante partite in questo periodo. Grazie a tutti, buona giornata. A voi. Allora, intanto ringraziamo ancora da Juventus e tutto il resto. Edo, intanto tu ci vuoi dire, sentiamo subito il mister, cosa ne pensa. Edo, tu ci vuoi dire se Allegri c'era qualcosa che avrebbe voluto dire in più e non ha detto? Mi sembra di aver risposto chiaramente a tutte le cose. Anche perché, allora, noi dobbiamo stare a guardare. Domani è importante, quello che si fa domani. Non quello che si fa ieri, dopodomani o quello che sta. Ha fatto delle buone cose, abbiamo fatto delle cose meno buone, ma domani bisogna vincere con Lecce. Con Lecce in questo momento è come se fosse Real Madrid. Bene, ottimismo anche da Edoardo Allegri. Allora Sandro, ci dici un po' intanto di questa, poi io un altro bel po' di cosette su Allegri in attesa, scusatemi, non l'abbiamo detto, arriverà Luciano Moggi e quando vuole lui, lo sapete, l'orario decide lui, e là parliamo un po' di tutto, società, futuro, momento, il mitico cosa rischia la Juve, tutto il resto così. E però abbiamo avuto Allegri, non noi, ma in conferenza stampa, ci abbiamo mister Campagna, partiamo loro dalla guida tecnica. Mister, intanto, che conferenza è stata? Vedevo dei commenti che passavano molto negativi dei nostri tifosi. Ma noi dobbiamo prendere come quando ci sono dei momenti negativi, bisogna prendere una cosa positiva. Bisogna guardare con ottimismo. L'ultima frase che ha detto la condivido, perché indietro non si può tornare. È inutile fare processi ogni volta. Adesso noi venivamo da due partite di campionato giocate quantomeno con la garra, con un ritmo, con squadre sotto la nostra portata, con Empoli e chi è stata a Bologna, non mi ricordo, Torino Empoli. Esatto. Poi abbiamo fatto questa partita a Lisbona, dove abbiamo perso, siamo stati eliminati dalla Champions, però non siamo stati eliminati l'altro ieri, siamo stati eliminati perché comunque abbiamo perso 4 partite su 5, e quindi adesso, però la partita di Lisbona a mio avviso non è stata tra le più brutte di questa stagione. È stata una partita dove anche quando siamo andati sotto 2-1, 3-1, si aveva la sensazione, almeno io personalmente da casa avevo la sensazione che potessimo riprendere la partita. Così, ma pure prendere altri 4 però, mister. Sì, abbiamo avuto 20 minuti di sbandamento totali nel secondo tempo. Dopo pochi minuti sbagliamo il passaggio in uscita, prendiamo il 4-1 e da lì potevamo andare 6-1, è vero, 20 minuti. Però fino al 3-1 non mi era dispiaciuta. Ci sono stati degli errori individuali, ma molto, molto, molto grossolani, che in questo momento qualsiasi tipo di errore blocca la squadra. La squadra non è solida, non riesce a superare con brillantezza eventuali cose negative. Quando va sotto il risultato si blocca, quindi manca di solidità, manca di fiducia. Questo è il problema. Quindi adesso dobbiamo guardare alla partita di Lecce e basta. Dobbiamo guardare a questa partita che secondo me è importantissima per continuare, per vincere la terza partita di fila in campionato. Da quant'è che non capita, Massimo? Tu adesso tieni le statistiche, però credo da 2-3 anni non capiti. Forse no, l'anno scorso ha fatto una serie di risultati, anche le vittorie di fila, credo, non so quante. L'anno scorso sì, ma... Nella fase di recupero, però sì. Fare 3 vittorie di seguito sarebbe importante in vista del campionato. Quindi questa è la situazione è molto complessa ed è molto difficile anche per chi deve prendere delle decisioni. Io mi immagino al management che cosa fare, cosa non fare, perché magari talvolta vedi un allenatore che è un po' in confusione, a volte vedi i giocatori che non rendono completamente
rendono abbondantemente al di sotto delle proprie possibilità, non ci mettono la garra, non ci mettono lo spirito, e quindi ti vai a chiedere, che dipende dall'allenatore o sono i giocatori che sono più ormai demotivati, non sono più con quella voglia di giocare nella Juventus. Quindi è molto complicato prendere una decisione in questo momento, quindi bisogna far passare la burrasca e cercare di aggrapparsi a ogni singola partita. Quindi la partita di Lecce è fondamentale, perché una vittoria comunque fa guardare con maggiore positività il futuro più immediato. Allora, intanto saluto Luciano Moggi. Ciao Luciano. Eccomi, buonasera, buonasera. Ciao, ciao Luciano, c'è ciao. Edoardo, c'è Francesca, c'è il mister, il mitico mister della Nazionale Pallanuoto Sandro Campagna, tuo amico e credo con reciproca stima appunto da parte di entrambi. Io voglio sapere questo, Luciano, uniamoci a questo discorso finale di Sandro Campagna. Noi abbiamo sentito la conferenza di Allegri adesso, che ha detto dobbiamo metterci alla pari del Lecce, un po' i soliti discorsi che stiamo sentendo, lottare, il momento è questo, dobbiamo prendere energia positiva, poi torneranno gli infortunati e ora anche mister Campagna dice intanto c'è solo Lecce, l'unico obiettivo è quello, c'è poco altro. Luciano, si riparte da domani, si riparte da, non lo so, cosa diresti? Stavo sentendo appunto quello che diceva Campagna, giusto, giusto, perché adesso praticamente la situazione è veramente deflagrata. In Coppa dei Campioni abbiamo fatto una figura, perché vedete, anche in Coppa dei Campioni è giusto quello che diceva Campagna prima, abbiamo dato una dimostrazione anche di oltre che di fragilità di squadra, anche di confusione nella squadra, perché quando i giocatori si litigano tra loro in campo è un segno poco bello, è un segno che lo spogliatoio non funziona bene, e quindi bisogna provvedere. Questo è il punto importante che praticamente deve essere attenzionato dalla società in modo particolare e dall'allenatore. Un allenatore in confusione sicuramente, perché è vilipeso da tutti. Adesso pure la magistratura addosso alla Juventus sarà magari, e si potrà dire che alla società interessa relativamente impiegati eccetera che sono stati convocati, però ci sono i capi, Agnelli, che addirittura si leggeva prima che era stato richiesto dei domiciliari, quindi voglio dire tutto un insieme di cose che circonda questa squadra e la mette in confusione, oltre che essere già in confusione di per sé stessa in campo. Ripeto, quando si vedono giocatori, come è successo in Portogallo, a litigarsi tra loro in mezzo al campo per uno sbaglio di un passaggio, evidentemente c'è qualcosa che non funziona, perché i giocatori devono essere tutti consci che ognuno deve dare il massimo per l'altro, e lì invece probabilmente ognuno gioca per conto suo, e questo certamente non è una cosa molto, molto bella, né edificante né producente per la squadra. Io mi auguro che venga fuori l'orgoglio a Lecce e possa portare questa squadra a fare quello che non ha fatto fino ad ora, anche perché, se vi ricordate, io quando c'è stata la vittoria, le due vittorie consecutive del derby di Torino e successivamente con l'Empoli, io ho detto attenzione, non facciamo castelli in aria, perché la squadra non è guarita. Non si vedono le trame di gioco di questa squadra, non si vede la fluidificazione del pallone, che praticamente rotola in mezzo al campo, ma certe volte va spesso laddove non deve andare. Non vengono serviti gli attaccanti. Voi vedete che Vlahovic, adesso se continua così, potrebbe fare la figura alla fine di Bernardeschi, perché marca più di fattore. No ragazzi, allora io volevo fare scusa. Sì, certo. Io adesso, se volete un esame della situazione, io ve la faccio, e siccome conosco i giocatori vi posso dire anche qualcosa in più. Bernardeschi è stato utilizzato in tutti i ruoli tranne che in porta, e praticamente Bernardeschi è arrivato e non è stato più quello che era a Firenze. Vlahovic ha cominciato bene, adesso voi vedete in mezzo al campo è molto più producente Milik che certe volte di lui, perché non corre, perché Vlahovic è un giocatore che deve essere servito in profondità con lo scatto repentino che c'ha,
E se li metti il pallone tra i piedi diventa un problema. Queste sono tutte cose che un allenatore deve verificare. Questo è Allegri però, mister. E poi Edoardo la domanda. Questa è la marcia di Allegri. Ma è, buon pomeriggio. È il fatto di Allegri. Come posso aiutarti? Ma cos'è? No. Chi è che vuole aiutare, Luciano? È il telefono che sta che parlando. Voglia, ma chi ti vuole aiutare? Vai tranquillo. Edoardo, questo è Allegri quindi, Luciano, per capire un po' le responsabilità. Non ci interessano i capi espiatori, ovviamente, però diciamo la parte che hai detto è una parte meramente tattica, mettere Vlahovic nelle migliori condizioni di esprimersi. Sì, è vero, ma però anche Allegri ha ragione. Li mancano Di Maria, li manca Chiesa, li manca Pogba, e praticamente lui dice aspettate che mi rientrino questi per vedere il gioco. Io sono estremamente convinto, tra l'altro, che col rientro di questi tre giocatori, che sarà prossimo, praticamente la squadra si rinforza sicuramente. Su questo penso che non ci siano sì, dubbi. Che saremo già fuori da tutto, però si sarà bello. Infatti io volevo fare una domanda vero, proprio. Massimo, non è vero, perché questo è un campionato strano. Il campionato vero comincia il 4 di gennaio. Sì, se non sto 15 punti sotto, però. Voi non so se ricordate quando la Lazio, prima del lockdown, andava a 1000 all'ora, certo, e vinceva tutte le partite dando spettacolo. È ricominciato il campionato, non era più quella. Vero, vero, l'anno di Sarri. Quindi lì adesso c'è da vedere i richiami delle squadre, come vengono effettuati. È chiaro che se voi fate un esame ora della situazione, dite che il Napoli, che è primo in Europa, che è primo in Italia, dovrebbe fare praticamente un boccone di tutto quanto. E io invece dico di andarci piano, perché vedete, l'Inter in questo momento ha ripreso la forma, non dei tempi migliori, però gradatamente migliora sempre. E avete la dimostrazione delle ultime partite. Il Milan non si discute, perché c'è sempre stato e continua ad esserci. Per cui il campionato non ha una... E poi le altre squadre sono, non dico facilmente raggiungibili, ma insomma l'Atalanta, l'Udinese è apprezzabile per quello che fa ora. La Lazio, la Roma, sì. Sono squadre che possono essere raggiunte e superate, per cui io credo che ci sia veramente, come ha detto Campagna, una corsa a buttarsi a capofitto sul campionato e soprattutto nella partita principale, che è quella di Lecce, perché vincendo a Lecce si può ritornare in autostima, in una certa autostima, non certamente nel momento più brillante, però per riprendere un cammino che la Juventus ha abbandonato da troppo tempo. Edo, vai tu, vai. Le domande ovviamente ora per i nostri due ospiti e poi io, Francesca e Edoardo, se mai alla fine. Vai Edo. Io volevo fare proprio questa domanda ad entrambi, ma in tutto questo periodo, il continuare a dire... dare importanza ovviamente al rientro degli infortunati, che sono sicuramente giocatori importanti, ma che Chiesa rientra da un crociato dopo un anno, Pogba non l'abbiamo mai visto in campo e l'anno scorso ha perso mezza stagione con lo United in quanto non ha giocato per mezza stagione, e buttarla sempre da inizio campionato su questa cosa qui, sapendo già che da inizio campionato sarebbero comunque rientrati a gennaio, non era forse meglio cercare di valorizzare e puntare tanto su quello che avevamo e che sapevamo di avere fino ad ora? Secondo me si è un po' scaricata, la squadra da quel punto di vista, con questa continua attesa degli infortunati. Edoardo, no, assolutamente no. Il problema di fondo è che la squadra non ha nei ruoli giocatori eccellenti da poter dire faccio questo, faccio quello. E voi vedete lo stesso quadrato. Quadrato tra quello che era l'anno scorso e quello che è adesso, praticamente c'è da dire se l'età ha già raggiunto in modo particolare l'atleta. Anche Bonucci, Luciano? Anche Bonucci, indubbiamente, ma ci sono i giocatori che sostanzialmente non stanno dando, ma soprattutto Quadrato. Voi ricordate Quadrato, che l'anno scorso era il perno, da lui partivano tutte le azioni della Juventus, quindi... Voglio che quest'anno invece inciampa nel pallone. Certe volte si fa delle dormite mettendo in condizioni gli avversari di segnare dei gol. Questo è il quadrato di ora. Quindi è come lui, cioè Bonucci sicuramente, ma ci sono tanti altri, ma è lo stesso Locatelli, ma mica solo Locatelli. Adesso quando si arriva a dire che i migliori sono Kane e i migliori sono Rabiot, diventa un problema serio.
e diventa un problema serio, perché è un problema tatticamente non disponibile per l'allenatore, perché sono giocatori che danno tutto, indubbiamente, quello che hanno, ma tecnicamente e tatticamente hanno dei lati che praticamente non vanno bene e vanno in controtendenza ad una squadra che vuole risultati come la Juventus, e questo è il punto. Allora, se lui non ha i rincalzi, cioè, chiamiamoli rincalzi, se lui non ha i giocatori che praticamente aveva inizialmente pensato di avere, il problema è un problema che diventa sul campo un problema visibile a occhio nudo. Poi io non ho mai visto una situazione, ancorché abbia vinto delle partite, ripeto, anche quella col derby del Torino, vinta anche per fortuna, se vogliamo, agli ultimi minuti, e non meritava neppure. No, la meritavamo, mister, la meritavamo. Vabbè, il pareggio però era il risultato più no. consono di questa partita. Secondo me no. Vabbè, ma comunque tanto lascia il tempo che trova, Massimo, attenzione a quella partita. Il problema di fondo è che non si è visto gioco, si è visto con l'Empoli. Con l'Empoli addirittura inizialmente, poi dopo certo... il carisma della squadra, lo stadio, tutto quello che vuoi, i ragazzini dell'Empoli hanno perso il ben dell'intelletto, hanno preso 4 gol, ma non è che si bisognava giocare su quelle cose lì. Come adesso vi dico una cosa: non bisogna attenzionare i 20 minuti finali della Juventus, perché sarebbe troppo banale la cosa. Perché il problema di fondo di quella partita era che gli altri avevano già considerato la consapevolezza di aver vinto una partita ancora prima del fischio finale dell'arbitro, e di qua è praticamente il dramma di poter fare qualcosa in più di quello che era stato fatto. Hanno messo i giovani, ma io sento dire ora: andiamo con i giovani, andiamoci piano. La Juventus ha bisogno di giocatori che diano un risultato in campo, oltre che di agonistico, anche di qualità. E i giovani non hanno... I giovani sì, vanno inseriti gradatamente, come è stato fatto per alcuni di loro, ma non certamente, perché ora mi parlano di Isling, Calma. Quelli sì, i salvatori, è sempre pericoloso quando diventano i salvatori della patria, diciamo, sì, devono quei 20 minuti sono da prendere, col beneficio dell'inventario è più un monito verso le squadre che hanno pensato di vincere ancora prima del fischio finale. Ah, tu parli del Benfica ora. Allora, sentiamo un attimo Sandro, poi ovviamente Sandro, anche tu verso Luciano o Luciano verso Sandro, essendo Sandro un campione in campo e in panchina, Luciano dei dirigenti, copriamo un po' tutti i ruoli in cui abbiamo problemi. Sandro, io riprendo la domanda di Edoardo, però Luciano ha già risposto dicendo che i problemi sono altrove, però io lo sai, sulla comunicazione di Allegri, tu, prima giocatore, ora grande mister, mi devi sempre rispondere. Allora io ti dico una cosa, la settimana scorsa io non ho capito, intanto, la domanda che gli hanno fatto dicendogli: non crede che questo momento magico, cioè non so in che mondo si viva, venga interrotto da un momento magico, che abbiamo battuto Empoli e Toro, come ha ricordato giustamente Luciano, e lui non è che risponda dicendo: non c'è nessun momento magico, stagione difficilissima, testa bassa. Dice: è vero, c'è il rischio, troppa euforia, cioè là mi sembra scollegato, non capisco che messaggio voglia trasmettere. Anche oggi Sandro, Edoardo secondo me coglie un punto, cioè il dire sempre rimandare a gennaio, ora ci sono altre 4 partite, arriveranno quelli là, arriveranno, intanto pensiamo a far bene, ma arriveranno quelli. La verità è che siamo arrivati a metà stagione, così ti chiedo Sandro, nella comunicazione del mister che dice poi dobbiamo scendere noi a livello dell'Empoli, del Lecce, è corretta? Sandro, ti convince? So che sei un estimatore di Allegri, ma ti convince questa comunicazione del mister? Ma intanto sono i giornalisti che dall'inizio dell'anno chiedono di Pogba e Chiesa, quindi non è che lui lo tira fuori questo tipo di discorso. E poi obiettivamente il mercato è stato fatto sulla qualità di certi giocatori: Pogba, Di Maria, Chiesa, poi Bremer, De Ligt, insomma uno scambio alla pari sulla carta, e noi abbiamo visto in campo soltanto Kostic e in parte Milik. Per cui la squadra è la stessa dell'altro anno, quindi non è che è migliorata adesso, quindi questo dobbiamo concederglielo ad Allegri. Sarebbe disonesto, non... poi che lui lo dica sempre, lo dice perché glielo domandano sempre, anche più volte in conferenza diversi giornalisti dicono, tant'è che lui dice, vabbè, forse entrano l'ultima partita con la Lazio, col Verona, ma prima di un altro decina di giorni non posso entrare. Per quanto riguarda la valorizzazione del gruppo attuale, è evidente che avrebbe dovuto entrare in maggiore empatia, in maggiore
entusiasmo con la squadra per farli rendere al meglio delle loro possibilità. Per cui se certi giocatori non rendono al meglio delle loro possibilità, ci potrebbe anche essere un cattivo rapporto allenatore-giocatore. Questo non lo dico Allegri, Quadrato, Allegri e Bonucci, perché non conosco la situazione, ma parlo in prima persona. Quando c'è qualcosa che non va, mi chiedo sempre se il mio rapporto, anche umano, con i giocatori sia ottimale, perché ci sono dei giocatori che rendono molto di più se li bastoni e li insulti, e altri che hanno bisogno della carezza, del dialogo, e del farsi sentire importante. Bonucci è uno di questi. Bonucci è uno che si sente leader. Adesso noi ci scherziamo sopra, ma ha questa necessità di sentirsi troppo importante per la squadra. Lo faceva anche con Buffon, Bonucci e Barzagli, che emergeva, forse voleva emergere di più rispetto alle sue potenzialità. Se tu lo il problema che Allegri Bonucci, a mio avviso, c'è dall'inizio di stagione, forse anche dall'anno scorso, e l'ho sempre detto in questa trasmissione, perché se tu il capitano della Juventus non gli dai, non gioca perché è stanco e ha fatto una partita e mezza, non è questa la scelta, non è questa la motivazione. Per cui e se c'è problemi col capitano e se c'è problemi con un altro, i giovani poi stai nel mezzo al guado, perché ha ragione il direttore, con i giovani bisogna andarci piano, però magari spingono, quindi si crea a un certo punto una frattura generazionale all'interno di un gruppo. Io l'ho subita all'interno di una squadra con cui è difficile dare un po' spazio ai giovani, un po' ai vecchi, e insomma è tutto un gioco di equilibrio che spetta all'allenatore, allo staff, e lavorarci ogni giorno per rendere un'atmosfera leggera e di entusiasmo. Ecco, questo è quello che manca. C'è molta più preoccupazione di difendere il proprio status che non quello di, come dice il direttore, di darsi agli altri, giocare per gli altri. Vedi Campagna, il problema sai qual è che troppe sbadataggini ci sono in mezzo al campo e sembra quasi che i giocatori giochino come dipendenti statali, vadano in campo a fare le loro ore, e no, questo non va bene, perché se c'è qualcuno che non funziona, c'è qualcuno che, come dicono in tanti, contro l'allenatore, se l'allenatore evince queste cose, ma è chiaro che quando tu vedi una squadra come quella vista contro il Benfica, capisci che c'è qualcosa che non funziona, capisci che lo spogliatoio non è giusto, anche perché quando si litigano tra loro pubblicamente significa che non c'è accordo, che ognuno gioca per conto suo per fare bella figura e tutti fanno brutta figura. Questo è il punto importante, per cui ci vuole proprio una mano pesante che aiuti anche l'allenatore, se vogliamo, a districare questa situazione, perché la situazione esiste in questa maniera. È questa la situazione generale della Juve, è una confusione generalizzata fuori e dentro la squadra, con l'allenatore e senza l'allenatore. È un momento veramente particolare, difficile da dirimere. Su questo penso che non ci siano dubbi, per cui ci vuole una mano che sappia dire qui si fa così, punto e basta, per tutti quanti, mica solo per i giocatori, anche per l'allenatore e per i dirigenti. Questo è quello che ci vuole ora nella Juventus, altrimenti finisce veramente in un pasticcio. Quindi ci vuole un direttore generale? Secondo me ci vuole una persona che abbia proprio le caratteristiche del direttore generale, che possa supportare e il presidente da una parte e l'allenatore dall'altra con la squadra, perché un allenatore, vedi, e tu citi Bonucci, io sono perfettamente d'accordo su questi argomenti qui, ma un allenatore è tanto più forte quando supportato dalla società, ma in presenza, non a discorsi sui giornali, e ad Allegri, oltre che essere in confusione lui, pesa la confusione societaria e pesa anche il fatto che non ci sia nessuno che assieme a lui vada il giocatore a fare la voce grossa. Questo è quello che manca nella Juve di ora, perché ognuno fa come gli pare e non va bene la cosa, non va bene assolutamente. E il fatto che in campo non ci sia ordine, perché non c'è ordine prima di partire e per andare in campo, è dallo spogliatoio che comincia il disordine. E quindi lì bisogna che ci sia, non occorrono i giocatori che dicono ma l'allenatore può aver sbagliato nella preparazione, magari tatticamente poteva sostituire questo anziché quell'altro.
questi sono discorsi che i giocatori non devono fare, devono andare in campo, dare il massimo di se stessi, praticamente senza fare equivoci e creare equivoci sui comportamenti di chi praticamente li mette in campo. E questo, ripeto ancora una volta, lo può fare un allenatore che ha al fianco una società e un uomo di carisma che possa supportarlo, perché altrimenti i giocatori fanno quello che vogliono. Ora, io non voglio dire che la squadra è colpevole di tutto, perché colpevoli secondo me sono un po' tutti, perché hanno sbagliato a prendere i giocatori, perché vedi, quando si prendono giocatori adatti praticamente al momento, cioè per vincere immediatamente, non si può avere i giocatori che si devono operare, alcuni che sono fuori condizione, altri che devono rientrare, eccetera. Bisogna averli pronti per l'immediato. Il Milan, per esempio, fa diversamente. Il Milan li prende per il momento e per il futuro. E quindi può anche aspettarli. Noi invece prendiamo giocatori già fatti di 34 anni perché praticamente devono dare un rendimento certo. E questo rendimento certo non c'è. Perché? Perché si infortunano, fanno 10 minuti in partita e poi stanno 20 giorni fermi. Perché Pogba dice io mi opero quando mi pare, più o meno ha detto questo. Ora poi sta Pogba affrettando i tempi per poter giocare, sapete perché? Perché mondiale. Se non fa una partita... Non un mezzo sospetto ce l'abbiamo. No, un mezzo sospetto dire, ce l'abbiamo. Sono tutte queste cose che messe insieme hanno frenato la Juve. La confusione non è certamente amica del bel gioco. Su questo non c'è dubbio e crea compartimenti stagni soprattutto nei spogliatoi. Senti Francesca, nel post Lisbona, tra i tanti discorsi che stanno facendo Sandro, Luciano, devo dire che c'è tutto, c'è la voglia dei giocatori, l'età, la qualità, il mercato, c'è Allegri, c'è la comunicazione Allegri, c'è la società, c'è addirittura una figura mancante, ci dice Luciano, un direttore generale forte che aiuti allenatore, questa un raccordo. Massimo, questa è la cosa principale. Quindi un raccordo tra presidente, dirigenti, squadra, allenatore, questo, uno che... Questo dice Luciano, che sappia con le... Ma per esempio, voi guardate, io vi faccio un esempio tipico. Vai, guardate la Lazio, cioè il Gritare, che è un collegamento speciale tra l'Otito, che fa il calcio molto bene, però in tutt'altro faccendato, lui collega il presidente molto bene con la squadra e con l'allenatore, guardate i risultati che danno. Non sarà solamente questo, però questa è una gran parte praticamente dei risultati positivi. Per cui alla Juventus questa cosa non succede, non succedendo praticamente, e soprattutto attenzione, non succede perché in quei posti dove dovrebbe succedere non ci sono uomini di calcio. Mettiamoci bene in testa una cosa del genere, non ci sono uomini che con carisma tale che possono dire a un giocatore ed essere credibili da un giocatore quello che deve fare. Non è Pavel Nedved, Luciano, quindi neanche, che di calcio qualcosa sa. Ma insomma, Pavel è una figura un po' particolare che sta un po' di sopra di tutto e di tutti, ma non è che sia incisiva nei confronti dell'allenatore o di chi che sia. Adesso, poi dopo le foto che hanno messo in circolo, praticamente fa anche meno. Quindi è un problema un po'... È un po' particolare, bisogna viverle le società per capire una cosa del genere. Ci vuole anche cattiveria, ci vuole anche arroganza in certi momenti per convincere o per portare i giocatori a determinate situazioni che magari non vorrebbero, ma devono volere, perché sono pagati dalla società e devono dare tutto per la società. Questo è il punto. E qui praticamente non vedo io un grande feeling in tutta questa storia. Francesca, Edoardo, chi vuole, ragazzi? Francesca, vai pure se vuoi. No, e quindi io praticamente non ho capito, direttore, nel senso, lei parla di confusione generale, a un certo momento ha detto, sì, è vero, mancano dei giocatori importanti dell'inizio della stagione che probabilmente non andranno a risolvere, ma comunque potranno migliorare la squadra. Però la confusione è generale, quindi io le chiedo da il ruolo, quello che lei ha sempre stato, da dove esattamente ripartirebbe lei? Cioè, è vero che... Io ripartirei mettendo in riga tutti quanti, dall'allenatore a tutti quanti, perché questa è una storia che non va dall'A alla Z
e quindi tutti quanti in fila dovrebbero essere rispettosi di una società, evidentemente non sono proprio tali in questo momento. E la Juventus non si merita un qualcosa del genere, perché io li guardo in campo, sono sbadati, mancano, ma se guardate non corrono, senza palla non corrono, non si mettono in posizione di ricevere il pallone, quasi si mettono dietro all'avversario, e queste sono cose che può vedere solo uno che capisce di calcio. E la Juventus in questo momento è tale perché ognuno ha paura del pallone quando gli sta tra i piedi, ha paura di sbagliare. È vero quello che dice Campagna, c'è anche paura di sbagliare, su questo non c'è dubbio, ma la paura di sbagliare praticamente deve essere messa da parte. Ci vuole anche la sfacciataggine di dire io sbaglio ma cerco di fare quello che devo. Nella Juventus ora non esiste questo. Io la vedo molto questa cosa che dite. Io credo che la Juve giochi sempre meglio quando la testa è sgombera, se sta sotto 4-1, a un certo punto fa quelle cose perché con l'Empoli. Non c'è niente da perdere. Esatto, ma... esatto. A Parigi, solo in quei casi, se no entra terrorizzata, senza un sorriso sul naso. E quando escono dal campo gli avversari anche. Madonna. Anche quella, a Lisbona è stato questo. Mister, mi dici una cosa, Luciano, tutto quello che avete raccontato molto chiaramente entrambi, vedete le mille sfaccettature che noi risolviamo sempre con un out, e loro analizzano 50.000 cose, no? Era questo, è questo che io dico sempre. Noi non siamo nello spogliatoio, nella società, chissà quante dinamiche ci sono che non vanno nei momenti negativi. Sandro, Luciano mi sembra che poi identifichi, e il suo ruolo lo prevede, in una figura societaria di raccordo importante, lui vede degli effetti in questa assenza anche sul campo, cioè giocatori impauriti, giocatori che non fanno quello che devono fare, poca voglia, non si applica, non fanno... Io, Sandro, te lo devo chiedere, tu che sei un mister, ma io lo dico da tifoso, ma non è l'allenatore che deve dire ma tu, McKennie, non hai fatto questo, ma tu devi avere quello, tu devi essere rilassato, non devi avere l'ansia di giocare. Cioè, Luciano dice un ruolo societario, tu sei un allenatore, magari dici l'allenatore, chi è che deve far giocare al meglio questi ragazzi? La simbiosi tra la parte dirigenziale e la parte tecnica è importantissima. Noi siamo tifosi della Juventus e ricordiamo Giraudo, Bettega, Moggi e Lippi che sodalizio erano, un tutt'uno, di reciproca stima. Lo stesso l'ultima Juventus, Marotta, Nedved e Agnelli, con l'aiuto di, all'inizio di Paratici, davano la sensazione di un blocco unito con Conte prima e Allegri poi, e quindi era molto più facile. Poi questa cosa col tempo si è disgregata e chissà che dinamiche ci sono all'interno, come dici tu, magari i giocatori andavano direttamente dal presidente e bypassavano tutto, non lo so, io sto facendo delle supposizioni. No, perché... questo non è mai successo, Campani. Meno male. No, però questo non è mai... questo quando non si disgrega questo sodalizio è una cosa che può succedere in tutti i gruppi. Sì, è vero. Però quindi... presta attenzione, io quando parlo di figura, io parlo di un soggetto che abbia carisma e che sia carismatico calcisticamente, attenzione, che abbia avuto un passato da giocatore, che sia credibile per i giocatori. È quello l'aiuto che deve avere un allenatore. Perché poi... di fronte a due persone, e perché ci sta, io ve lo dico perché l'ho vissuto, di fronte a due persone il gruppo tace, e se non tace dice le cose che ha in testa di dire, e gli viene replicato nel modo giusto. Esatto. E non vagamente, perché qui sento dire sempre bisogna lavorare, ma perché? Che fanno? Non lavorano? Ma dai, adesso non scherziamo più su questi argomenti qui. Lavorano, e quando si allenano lavorano, poi praticamente in mezzo al campo dimostrano anche di non aver lavorato. Io questo è un problema che credo sia da risolvere nel breve tempo, altrimenti la Juventus soffrirà tutto il campionato le pene di un qualcosa che non riuscirà mai a raggiungere, perché una partita la può fare. Ecco, ha detto bene Massimo, noi stiamo giocando quando non abbiamo più niente da perdere, e questa è una cosa che non va bene, significa che non c'è autostima nel gruppo, significa che non c'è un bastone di comando giusto, significa anche questo, significa che il bastone di comando praticamente è stato abbandonato a se stesso, si verifica anche questo, di più, allora... ci vuole un gruppo coeso che adesso faccia proprio veramente il gruppo per portare avanti una situazione che ora è proprio non delicata di più,
di più, perché peggio di così non si può andare. Peggio di così non si può andare. Poi dopo ci si mettono di mezzo anche all'esterno tutte le cose che confondono le idee non solo ai giocatori ma soprattutto ai dirigenti. Questo è il punto che è anche importante, perché la Juventus in questo momento, ricordiamoci, è diventato un giocattolo e ci giocano tutti. Questo è quello che dice il direttore, giusto Massimo? Questo è perché il direttore, piuttosto che l'uomo di mercato e l'allenatore, devono essere tutta una cosa. Adesso mi viene in mente adesso il Milan con Maldini, Massara e Pioli. Sembrano un... No, è Ibrahimovic. È Ibrahimovic dentro. Ma voi ricordate fondamentale. Praticamente nello spogliatoio della Juve c'era Chiellini. Era tutto un altro spogliatoio. Adesso non è più tale. A me dispiace di queste cose, però cioè, questa è la verità. Aspetta, poi, Sandro e poi Edoardo. No, questo dico a maggior ragione quando noi vediamo anche la poca sicurezza del nostro mister, di mister Allegri, è anche dovuto a questo. Probabilmente si sente solo, si chiude in se stesso e quindi inizia a comunicare male, inizia a avere anche un atteggiamento del corpo diverso, anche questo lo notano un po' tutti. Quindi assolutamente, quindi additare sempre la colpa solo ed esclusivamente ad una persona è sbagliato. Quindi bisogna ricostruire, anche se nel recente passato la Juventus ha cercato di cambiare a livello dirigenziale, a livello di giocatori, a livello di allenatori, però mi insegna Luciano che bisogna scegliere le persone giuste al posto giusto. Edo, vai tu, scusami, Edo, Francesco. Ma visto che, riprendendo le parole del direttore, peggio di così non si può fare, e visto che ormai è qualche anno che si è cercato sempre di allungare il brodo, di portare, non sarebbe ora di ricostruire per davvero, visto che da fuori secondo me c'è uno scollegamento, le colpe essendo un po' di tutte, di tutto il contesto, quindi ripartire da qualche inserimento in società, magari come si diceva prima, di un direttore generale più un'altra figura, e mi viene in mente, la prima che mi viene in mente è Del Piero, magari salutare qualche giocatore che effettivamente tra scadenze di contratto, tra età che avanza, non in campo oggettivamente, non solo più da quest'anno, non ha più molto, e ripartire con un nuovo corso, un allenatore da nuovo corso, quindi ripartire da una struttura diversa. Caro Edoardo, il fatto degli ex giocatori, senza nulla togliere a Del Piero, è un qualcosa che serve solo come figura fisica e del passato. Adesso incorreremmo un'altra volta nell'errore di fondo, perché praticamente credo che quello che c'è adesso sia stato uno dei migliori giocatori della Juventus, ma non è che può incidere direttamente su un qualcosa che non è come compito suo, come iniziativa sua e anche come caratteristiche sue. Lì ci vuole una persona che sappia fare le vendite, sappia vedere i giocatori, sappia abbia una faccia di un carisma tale da poter supportare il discorso dell'allenatore con i giocatori, perché i giocatori certe volte vanno a cercare praticamente anche le persone per piangere sulle spalle, e questo non è bello, perché io ricordo adesso, senza fare nomi di una società o di allenatori, c'è stato un allenatore amico mio che punisce un giocatore di 100.000 euro perché era andato nello spogliatoio mezzo ubriaco, ha dato al presidente, gli ha detto al presidente: ma lascialo stare quello lì, tanto lo mando via. Queste cose praticamente nella Juventus non sono mai successe, non devono succedere, ma ci deve essere una persona di qualità che debba impostare una cosa del genere, perché senza quella non si fa niente. E lì Maurizio arriva bene, è una brava persona, ma calcisticamente viene da motori. E Cherubini, un'altra brava persona, praticamente, ma da solo non ce la fa. Allora lì occorre necessariamente un personaggio. Ho fatto un nome, per esempio, quello della Lazio. Quello della Lazio regge praticamente la baracca da solo, ovviamente col presidente, ma supporta bene il presidente nei confronti della squadra. Va a vendere e sa vendere, perché porta il bilancio in attivo della Lazio. Queste sono le persone che occorrono. Quando c'era Beppe Marotta,
La Juventus praticamente, volere o non volere, aveva un'identità diversa, anche come presenza televisiva. Anche come presenza televisiva. Ma ci vuole anche quella, ci vuole. Allora, quando non esistono tutti questi presupposti, Appunto. bisogna andare a cercarli. E non è che si può dire bisogna ripartire da zero, no, basta l'inserimento di una persona o due che abbiano un senso logico. Questo è il punto. Vi faccio una domanda, la faccio a tutti e due perché le ho lette nella chat, sempre su Allegri, che è un tema, l'allenatore ovviamente, poi è il tema sempre che appassiona. Qualcuno ha scritto: Mister Campagna, lei se avesse visto una stagione e più in cui, come dire, non riuscendo a farsi ascoltare dai ragazzi e non riuscendo a ottenere quello che voleva, si sarebbe dimesso, si potrebbe dimettere oppure ci si prova fino alla fine finché non ti mandano via? E poi a Luciano devo fare un'altra da dirigente, sempre sul discorso allenatore. Sandro, comincia tu da mister. Che si fa quando non si riesce? Quando purtroppo non si riesce con una squadra a decollare? Ma a me è capitato, mi è venuta la voglia di lasciare quando non ci sono risultati, quando ti senti troppo responsabile. Poi cerchi invece di non abbandonare la nave, cerchi di dare tutto il possibile e speri di svoltare. A me è successo, avrò avuto la capacità di svoltare una situazione difficile. Sono cose difficili da dire dall'esterno. Lippi, ricordo. Luciano lo ricorderà, si dimise un anno quando la situazione non era, e poi ritornò più forte di prima. Quindi sono da situazione a situazione e da caso a caso. Quindi non me la sento io di giudicare un allenatore e dire ti devi dimettere o non ti devi dimettere. No, ma Questo. poi scusa, c'è anche un altro fatto, che qui si tratta di un contratto, non di un anno con l'opzione per il secondo, ma di un contratto di 4 anni, quindi voglio dire, è anche tanti soldi, per cui uno prima di dimettersi conta fino a 10. E anche quello è un errore, attenzione, anche quello è un errore. Voi guardate, io non ho, voglio dire, non mi resta né antipatico né simpatico De Laurentiis, però De Laurentiis da solo fa due persone. De Laurentiis da solo ha fatto il presidente e fa anche l'uomo che supporta l'allenatore, perché non c'è paura di De Laurentiis. E occorre la paura per i giocatori, perché io ricordo, e l'ha detto anche Montero in questa trasmissione e in altre trasmissioni, io andavo poco negli spogliatoi, ma quando andavo negli spogliatoi si domandavano tutti perché e cosa era Da noi l'ha successo. sempre detto, è vero, da noi l'ha sempre detto. È questo che ci vuole per una squadra di calcio. Altre cose non esistono e soprattutto ci vogliono persone credibili che possono parlare di calcio e giocatori che possono accettare i discorsi che vengono fatti. Questo è banale la cosa, ma bisogna organizzarla e qui non c'è Luciano, tanti fanno i nomi di Giuntoli, di Carnevali, ora a parte Tare ne hai organizzazione. fatto uno, vanno bene o no? Ma guarda, Giuntoli va bene, però vedi, Giuntoli. Si chiama De Laurentiis e ci vorrebbe De Laurentiis con Giuntoli, No, vabbè, perché quello teniamolo. lì fa tutto De Laurentiis, capisci? Quindi il problema di fondo non è neppure quello. Ci vuole uno che praticamente ha portato avanti le squadre di calcio da solo. E questo Carnevali? Carnevali potrebbe essere uno, ma non è, vedi, Carnevali, e qui siamo a un altro punto da dirimere. Carnevali è buono, bravo, non si discute, ma per una squadra che sta a metà classifica e una squadra che deve vincere, deve avere altre persone, deve avere il carisma, la persona tale da soggiogare anche con lo sguardo il soggetto con il quale deve parlare. Questo è quello che. Ora, poi a me tutto quello che dicono i sportivi, ci vuole quello, ci vuole quell'altro. Io non faccio nomi, non ne facciamo. Ci vuole questo. Ci vuole un personaggio che abbia la faccia e anche la credibilità per poter sottostare a un discorso praticamente che gli viene fatto ed essere credibile in quel discorso. La Juventus, queste cose qui al momento attuale non ce l'ha, e questo è veramente un fatto abbastanza importante. Voi quando parlate del Napoli, parlate di De Laurentiis, parlate anche di Cristiano, su questo non c'è dubbio. Cristiano Cristiano è un buon Giuntoli, certo. giunto, sì, è un buon direttore, però lui va a seconda di dove lo manda De Laurentiis. De Laurentiis ha finito di parlare l'anno scorso e adesso sta facendo i fatti. E
e credo che sia uno dei migliori presidenti, a prescindere poi dalla squadra che va bene, su questo non c'è dubbio, ma comunque credo che sia uno dei migliori presidenti perché sa ed è temuto dai propri dipendenti, a cominciare da Giuntoli e compagni. Ma posso... Lei crede al titolo? Francesca e poi Edoardo. No, domanda semplice, direttore, ma lei ha detto nomi, non li può fare, ma ce l'ha un organico tipo in mente? Ma io, cioè, è inutile che ce l'abbia, mica sono dirigente della Juve, poi non è da parte e mia. Allora torni! No, no, ma lascia stare Edoardo il tornare. Il problema di fondo è mettere a nudo queste cose, perché se non, se ne, se non si parla chiaramente, ricordati, i tifosi spesso e volentieri sono il male delle squadre di calcio perché giustificano tutto e invece non si deve giustificare tutto. Questo è il punto importante che deve essere messo nella testa delle persone. Quando fino alla fine, questa Juventus potrebbe fare una fine e non bella. Allora, anziché dire fino alla fine, cominciamo dall'inizio. C'è da dire però che sui tifosi della Juve ultimamente giustificano niente, quindi c'è da dire anche allora quello. È troppo nell'altra maniera, perché io non mando via l'allenatore perché i tifosi dicono out. Ecco, alcuni hanno detto se ci fosse Moggi avrebbe già mandato via Allegri. Questo potrebbe ma potrebbe darsi che neppure c'era, e comunque non con 4 anni di contratto. Lasciamo stare, adesso non andiamo a rivangare quello che è stato fatto, tanto ormai è stato fatto. Adesso pensi che tornerà Conte, Luciano? Stavo chiedendo questo. Ah, scusami Edo, vabbè, comunque uguale. Se vuoi bruciarmi le domande. Vero, è vero su Conte. Anzi Edo, alleggeriamo un attimo, fai salutare da Antonio Conte il direttore, un attimo facciamolo sempre. Buonasera direttore, se vuole possiamo tornare insieme, non sarebbe una brutta cosa, ecco. Un bel connubio. Scherzi a parte, Luciano. Antonio Conte oggi la Gazzetta ne parla proprio espressamente. E ti sembra per il futuro, si vedrà. Ma Antonio, è inutile dirne le qualità. Ha proprio le qualità del tenere a freno le persone ed è credibile. Su questo penso che non ci siano dubbi. Però parliamo del futuro. Qui c'è il presente che brucia. La Gazzetta dello Sport, i giornali devono vendere, quindi fanno i nomi a destra e a sinistra di direttori sportivi, di allenatori eccetera. La sostanza qual è? È che per il futuro, per il presente invece occorre una mano ferma che sappia tenere il bastone del comando e sappia far marciare i propri dipendenti, e questo è il punto. Oggi è molto chiaro. Luciano, Sandro, ti chiedo una cosa, te la riprendo sempre sulla comunicazione di Allegri, te ne chiedono tante. Quando dice, prima l'abbiamo accennata, quando continua a dire dobbiamo metterci a livello dell'Empoli, del Lecce, cioè il senso è chiaro, no? Come dire, non siamo nel miglior momento, quindi dobbiamo pedalare e basta. Ma ci può essere però, Sandro, ogni tanto anche un invito a una maggiore autostima alla squadra? Come dire, ricordiamo, non distruggiamo l'Empoli, che non sarebbe una frase sensata, ma ogni tanto dire andiamo e giochiamo una grande partita, non so, come messaggio, ora la sto facendo molto semplice, ma ogni tanto provare a esaltare un po' l'ambiente, a tirarlo su e non solo dire abbassiamoci al livello, e ha senso? Oppure, Sandro, sono problemi che ci facciamo noi? Io penso che il primo a essere convinto della poca discontinuità della squadra sia lui, della poca continuità. Quindi quindi lui con questa dichiarazione che dimostra un po' di incertezza, questo è inevitabile, però è anche un messaggio di dire ragazzi se non corriamo con Lecce perdiamo pure con Lecce, è difficile, cerchiamo di correre, non pensare di andare lì a giocare, cioè, bisogna mettersi sul loro piano perché loro metteranno la partita sulla corsa, Però Sandro, anche sugli assenti, scusami se torno al discorso di Edoardo di prima, anche Luciano ha risposto dicendo gli assenti sono un tema, ma anche chi c'è per l'età, per tante cose sono altri, però anche sugli assenti, Sandro, io la faccio più facile, mancano Chiesa, Pogba, Di Maria, te lo chiedono, ma tu non puoi dire da un lato sì, ma subito dopo dire ragazzi quando io gioco con Arek Milik, Dusan Vlahovic, quando gioco con Leandro Paredes, con Gleison Bremer, ora dico dei nomi a caso, Bonucci ha vinto tutto, cioè provare anche a tirar su questa truppa, a prendersi le responsabilità,
sarebbe giusto, dici, in questo momento invece deve tenere un profilo. Sono tanti allenatori che dicono i giocatori più forti al mondo sono quelli che alleno. Dare una... Ma lui era così, Sandro, io lo dico sempre, lui era, ogni volta faccio il paragone e mi prendono in giro qua nella community, lui diceva vado con Sturaro a Madrid, senza paura, è uno dei nostri, siamo 13, e l'ha detto anche oggi, siamo 16 più. Cioè, mi sembra che oggi perché sta ricorrendo a questa cosa degli assetti? Perché erano altri momenti quelli, certo, in cui faceva questi discorsi. Adesso non li può fare. Li dice pure, direttore, ma non ci crede lui stesso. Ma non ci crede più nessuno. Adesso c'è solo il fatto di lavorare. Ma qua, perché fino ad ora cosa hanno fatto? Guardate, credete a me, e io probabilmente conosco bene l'ambiente. Alla Juventus ci vuole mano ferma per mettere un punto sul gruppo. Su questo penso, e questa è la cosa principale. E quindi un aiuto all'allenatore è d'obbligo. Poi se non lo vogliono dare e c'è qualcuno della società che è in grado di fare questo lavoro, per carità, ben venga, ma ci vuole un supporto all'allenatore, perché l'allenatore è solo in balia di un gruppo di giocatori e soprattutto con le critiche addosso che io non ho mai visto feroci come quelle su Allegri. Effettivamente la squadra va male. Ma che tutte le colpe siano sue mi sembra un po' impossibile. Adesso bisognerebbe andare a cercare anche perché determinati giocatori sono arrivati. A me mi risulta, per esempio, che Pogba lui non l'ha indicato. Può darsi pure che mi sbaglio o mi abbiano raccontato cose diverse, però bisogna vedere anche del come arrivano i giocatori. Perché praticamente qui siamo, lo sai perché siamo allo sbando? Perché andiamo a comprare giocatori, uno da una parte, Milik da una parte, Kostic da un'altra, eccetera. Non si fa così la squadra. Perché ti manca ruolo, vai a beccare uno che sta in Germania. Perché bisogna guardare le caratteristiche. E questo è stato pure bravo nella squadra sua. E effettivamente sta dando un rendimento abbastanza buono anche da noi. Però la sostanza qual è? È uno preso perché sta in un ruolo e perché potrebbe fare praticamente bene. Un giocatore lo fa quando le caratteristiche sue si abbinano a quelle del compagno che ha vicino, altrimenti, ancor bravo che sia, non fa bene. Quindi è questa la ricerca dei giocatori per fare una grande squadra. Sandro e Luciano, tantissime cose interessanti come sempre, quando abbiamo Sandro e Luciano capiamo lo sport in un modo un po' più dall'interno più completo. Sandro, questo è un tema, ora non te l'ho messo più in evidenza, eccolo qua, lo chiedono a Luciano ma anche a Sandro, a te lo chiedo tatticamente, tecnicamente, Sandro e a Luciano come società, questa stranissima sosta di 2 mesi, Luciano l'ha addirittura comparata a quella purtroppo non voluta e drammatica del momento Covid, quando la Lazio volava e si è fermata, questi 2 mesi, Sandro, tanti giocatori saranno ai mondiali, qualcuno però ci sarà. Tu ti aspetti, non so, che Allegri, la società, prima Sandro e poi Luciano dal punto di vista della società. Cioè, sono 2 mesi, sono tanti. C'è modo di, in qualche modo, ripartire quasi con una nuova metà stagione? O per te, Sandro, in qualche modo sarà comunque la continuazione con i rientri, ma di quanto abbiamo già visto? Ma innanzitutto non ho idea di quanti giocatori rimarranno a Torino. Gli italiani sicuramente... non so quanti stranieri vanno al mondiale, però è chiaro che è una grande opportunità, uno, di fare una preparazione fisica adeguata, un lavoro di preparazione fisica per i giocatori che rimarranno, perché non mi sembra che siamo molto brillanti nell'intensità e nella durata dell'intensità prima di tutto. Poi c'è da poter mettere a punto certe idee di gioco, perché e stai a contatto con i giocatori, non c'è la pressione e quindi puoi provare cose diverse, e questo è il momento di provare qualche cosa di alternativo, perché adesso giochi ogni 3 giorni, non puoi, provi quello che pensi la squadra possa assimilare nel breve, per cui sì, è una grande opportunità, questa è un'anomalia ma che dobbiamo sfruttare a nostro favore, sia nel recupero degli infortunati evidentemente, ma anche per quelli che resteranno, un miglioramento della condizione fisica e un miglioramento delle situazioni di gioco. E c'è un'altra cosa che vorrei dire, che io mi ricordo Trapattoni diceva che la tecnica
si può migliorare anche a 30 e passa anni, e sono convinto anch'io, perché altrimenti non serve tutto il lavoro di tecnica, di tattica individuale che noi allenatori amiamo fare ai nostri giocatori. E allora bisogna migliorare anche sulla qualità dei passaggi, sulla velocità del giro palla, e sono cose che vanno allenate, secondo me, di pari passo alla testa. Io su questo Campagna credo meno, perché quando a 30 anni sei un giocatore già fatto e non gli puoi cambiare la testa, perché praticamente se tatticamente è disponibile va da solo in campo e sa dove deve stare. Se non è disponibile non c'è niente da fare, perché rimane tale anche con tutte le raccomandazioni che gli vengono fatte. Io ho l'impressione, intanto sicuramente quello che hai detto tu del campionato che arriverà, perché è un campionato nuovo, dipenderà molto dai richiami che vengono fatti alla squadra, e questo qui sarà importante per riproporre una squadra diversa come caratteristiche fisiche, anche perché la Juve in questo momento ha dimostrato di correre per mezz'ora e poi fermarsi, il che vuol significare una preparazione inadeguata, il che vuol significare che è andata alla ricerca più delle partite amichevoli durante il precampionato che non degli allenamenti come ha fatto il Napoli 30 giorni in montagna. Questo vuol significare, allora, è per questo che io dico, e giustamente l'hai detto anche tu, è per questo che praticamente quel campionato che comincerà il 4 gennaio sarà un campionato decisamente diverso, e può darsi che le squadre che hanno più fondo prevalgono su quelle che hanno più qualità, perché le tre partite a settimana eccetera che verranno fatte anche dopo il 4 gennaio, le due partite cioè non tre, che verranno fatte dopo il 4 gennaio sicuramente influiranno sul fisico. Allora chi ha più fondo è quello che verrà fuori, quindi aspettiamoci risultati, anche se vogliamo, diversi da quelli che pensavamo, compreso quelli che stanno andando bene adesso. Io, se mi chiedete del Napoli, dico che c'è da curarsi per la bellezza del gioco che fa, che sia sempre uguale, però attenzione che questa squadra è stata rinnovata e qualitativamente praticamente è anche migliorata. Ma questa squadra manca l'esperienza che praticamente deve esistere in giocatori che devono sapere che in una partita ci possono essere racchiuse tre partite, quando praticamente si deve attaccare, quando ci si deve difendere e quando si può fare gol e quando non si può fare, cioè cercare di non esagerare. Queste tre prerogative portano certe volte, con il fatto del è un'influenza questa qui che è generalizzata in tutta la squadra, l'esperienza, portano praticamente a dei risultati positivi rispetto a quelli che non hanno l'esperienza giusta, perché chi attacca sfrontatamente senza una logica può trovarsi in difficoltà, e allora lì ci vuole l'esperienza. Io credo che il Napoli potrebbe subire qualche contraccolpo solo per questo, ma per il resto come qualità è indubbio che in questo momento Kim ha sostituito bene Koulibaly, Osimhen è inutile parlarne, il georgiano, non dico il nome perché è troppo lungo, praticamente sta facendo faville, ma soprattutto Anguissa che è del centrocampo, è l'uomo ideale, perché sa portare via il pallone all'avversario e sa dare al compagno giusto e sa tirare anche in porta. Questi sono giocatori che ecco, questo qui potrebbe essere, rispetto a quello che ho detto prima, un aiuto tattico per la squadra, perché è uno che sa quello che deve fare, mentre i giovani possono saperlo meno. Però in linea di massima io dico che sarà un qualcosa di diverso proprio per questi motivi, e bisogna vedere e poi chi ha fatto la preparazione meglio, perché si ripete un campionato, non è che si inizia un campionato, no, si sta ripetendo parte di un campionato che è stato fatto in una certa maniera, e probabilmente per riproporlo nella stessa maniera bisogna vedere chi ci riesce. Senti, vai Francesca, vai.
No, una piccola dubbio, cioè se l'organico rimane uguale, preparatori, eccetera, eccetera, cosa può cambiare in 2 mesi? Qualcuno l'ha detto, quelli che non ci hanno fatto andare fino adesso, perché in questi 2 mesi dovrebbero farci volare a gennaio? Qualcuno l'ha scritto. No, ma qualcuno, allora scusate, prendiamo l'esame la Juventus. La Juventus chiaramente è andata in giro per il mondo a cercare soldi per le partite amichevoli e si è dimenticata che bisogna allenarsi perché le partite amichevoli non sono allenanti. E i risultati Anche il sono... Real ha fatto così, però ti segnalano alcuni. Ma sì, è vero, il Real però c'ha Pintus, il preparatore, che è uno dei migliori al E mondo. allora i Quindi... preparatori contano. Certo che contano, ma conta lo staff e conta tutto, E però allora perché la domanda di Francesca torna? Perché a novembre-dicembre dovremmo cominciare a farci volare mentre l'estate non siamo riusciti? Cioè, non... se si fa debito conto degli errori fatti e ci si propone di fare cose diverse, è chiaro che le cose diverse potranno essere una preparazione più adeguata ai singoli e al gruppo, per portare dei risultati che adesso non ci sono stati, perché quando la squadra non corre, poco poco, praticamente si annebbiano le idee. Quindi la Juventus, che non ha grandi giocatori, se gli si annebbiano anche le idee, fa la fine che ha fatto con il Benfica, fa la fine che ha fatto in altre partite. Per cui adesso c'è la preparazione diversa, i richiami diversi in relazione proprio agli sbagli fatti. E la Juventus in questo contesto qui ha sbagliato tanto, ma non per colpa dell'allenatore, è perché è andata in giro a fare partite amichevoli senza tener conto che bisogna allenarsi prima di fare le partite. Tant'è che ha cominciato bene col Sassuolo e la prima partita si fa sempre bene, poi dopo so è il seguito che viene, che non ha funzionato. Perché? Perché le gambe non hanno risposto e il cervello neppure ha dato le domande che dovrebbe dare alle gambe, e il problema è diventato praticamente di insicurezza primo e di illogicità nel gioco di squadra. Quando tu corri, per esempio Rabiot ultimamente è stato citato come uno dei migliori della Juventus. Effettivamente Rabiot corre, su questo non c'è dubbio, però guardate i risultati dei palloni che devono andare agli attaccanti, se ci sono. Allora, e qui si entra in un altro campo, si entra nel campo della qualità. Quindi qualità più preparazione credo che debba essere un problema essenziale per riproporre la Juventus in maniera diversa da quella che è ora. Allora, io devo salutare, intanto ringraziare tanto Mister, e poi se Luciano può restare pochi minuti concludiamo con lui. Mister, intanto grazie di tutto. Io ti chiedo una cosa, Mister, quanto è importante andare, non andare in Europa League? O paradossalmente dici, senza augurarselo, forse quasi meglio dedicarsi solo al No, campionato? no, meglio andare, ci mancherebbe. Anche perché comunque abbiamo anche tanti giocatori che non è che hanno tutta questa grande esperienza internazionale, quindi più partite fanno di livello internazionale più si cresce. Quindi assolutamente sì, dobbiamo cercare di fare punti col Paris Saint-Germain in ottica da appunto andare in Europa League, che non sarà facile perché il Maccabi in casa magari col Benfica un punto lo può fare, quindi noi dobbiamo comunque almeno pareggiare. E lì siamo fortunati in Campania, perché fortunati, insomma, per modo di dire, perché le due squadre si combattono per il primo posto Eh sì. e quindi devono vincere entrambe. Quindi... Se noi faremo una battaglia per l'Europa League con il Maccabi, Sperando che non perdiamo 7-0 e loro 1-0. esatto, dobbiamo fare. Va bene, mister, grazie di tutto, mister. Intanto facciamo le ultimissime a Luciano Moggi. Grazie, mister. Ciao, ciao, Gabbè. Ciao, mister Campagna, Ciao. sempre molto interessante. Io ti faccio una domanda, Luciano, te la prendo da qui, polemica di un nostro della nostra community, se te la trovo. Ecco qua. Dice: è bellissimo come alla fine sia colpa di tutto, tecnica, tattica, società, ma mai dell'allenatore. No, chi l'ha detto? Non è colpa dell'allenatore, è colpa anche dell'allenatore, ma è colpa dell'allenatore, poi bisogna vedere, perché sai, parlare delle colpe è troppo facile. Bisogna vedere come queste colpe arrivano. E allora da lì poi parliamoci chiari chiari. Dunque, allora è stato fatto un contratto a Massimiliano Allegri, il ricordo del 2015, quando da metà classifica vinse il campionato. Vi ricordate, no? Certo, come no. Dalla partita di Sassuolo, eccetera. Però lì c'erano altri giocatori, era un'altra squadra. E il ricordo di quello praticamente è stato fatto un contratto di 4 anni senza stabilire l'entità della squadra, quella che può dare una squadra di calcio in questo momento.
e oltretutto portata a giocare un campionato senza allenamento, perché praticamente, ripeto ancora una volta, fare partite amichevoli non significa allenarsi. Quindi il problema di fondo può essere gran parte dell'allenatore, fuori dubbio, perché probabilmente ha accettato. Io arrivo anche a dire questo, gran parte è dell'allenatore, ma come fai a rinunciare a un contratto di quel tipo lì? A prescindere, diciamo che è colpa Ma anche si sua, dimetterà mai? perché... Cioè, speriamo di no, speriamo che la squadra vada bene, ma ti chiedo se andasse sempre a picco, non ci si dimette perché c'è un contratto infinito o c'è anche una volontà di chiudere bene, lasciare bene con una cioè... E Quello dipende dal soggetto. Io tu che questo, dici? Tu che di non... esperienza hai? No? Beh, io con Lippi si Però dimise. Lippi sta... Però Lippi, Lippi tu ci hai raccontato un disse paio che di la colpa... cose. No, ma Lippi praticamente era... Io lo so perché si dimise, perché era già in procinto di andare all'Inter. Su questo non c'è Appunto, ce dubbio. l'hai raccontato anche qua. No, ma sì, ma... E poi Però... Lippi scadeva 6 mesi dopo, qua Allegri c'ha 2 anni e mezzo. Esatto, lo volevo dire io, l'ha detto tu, quindi si Quindi temi tratta di no, dici di temi un di no. contratto Senti, diverso. Luciano, facciamo un po' di domande a caso, ne trovo tante su, tante no, però qualcuno l'ha citato, Cassano, che ti ha attaccato e ha detto 2 volte, ha provato a prendermi, ho fatto bene a non andare, alla fine, eccetera, eccetera, eccetera. Non so, insomma, tante... Ah, ma vedi, Cassano è un bravo ragazzo, se vogliamo, no? E lui ha detto una cosa che poteva anche fregarmi io di questa cosa qui, però ha detto che negli ultimi 4 anni Ronaldo praticamente non era un uomo in più in una squadra di calcio, e io non sono d'accordo su questo, anche perché io ho contestato l'acquisto di Ronaldo. Ma ho contestato più fuorviarlo all'ultimo di campionato, perché se l'ultimo campionato che ha fatto veniva mantenuto, la Juventus, che ha giocato senza attaccanti fino a gennaio, con lui che poteva segnare un gol a partita, poteva vincere il campionato. Quindi su questo non ero d'accordo con Cassano. E poi c'è anche un'altra cosa da dire, che negli anni, in questi 3 o 4 anni che è stato in Italia, ha sempre segnato più di 20 gol, addirittura 29 un anno. Quindi era facile non essere d'accordo, ma io però non è che gli ho detto cose particolari, gli ho detto, dico, guarda, che pensa un pochino alla volpe e l'uva. La volpe e l'uva, voi sapete benissimo cos'è, Certo. è una parabola praticamente, che vorrebbe dire non disprezzare il lavoro degli altri se non hai fatto meglio tu. Quindi il problema di fondo praticamente è stato questo. Io non ho inteso offendere Cassano. Lui è entrato in calciopoli, Sì, è partito dalla morale, che questa favola, per intendere la morale sì, la morale praticamente... della favola, invece ha pensato alla morale della persona, che sono due cose diverse. Lui magari non conosce né la volpe né l'uva. E poi se gli parli di Esopo, che ha fatto questa guida, lo prendo per un giocatore uruguaiano. Voglio dire, Senti, quindi... Luciano, ma tu l'hai, è un vecchio dubbio che abbiamo. È vero che 2 o 3 volte, 2, 3, 4, a seconda dei momenti, la ricorda in modo diverso Antonio Cassano, però l'ultima volta ha detto almeno 2 e ti ha detto di no, hai preferito andare altrove? No, 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 è vero che... No, no, non ha detto di no lui, sono stato io che non l'ho preso, perché avevo offerto 40 milioni, la Roma ne ha offerti 55 e mi sono ritirato in buon ordine. Effettivamente Cassano in quel momento era un buon giocatore, su questo penso che non c'erano dubbi. Talento L'avrei clamoroso, talento clamoroso proprio, penso. preso volentieri, ma io, guarda, con Cassano ho avuto sempre un buon rapporto, adesso non capisco questa Perché si è posizione. scatenato così, infatti? Ha No, detto no, io giro, io posso girare a testa poi... alta, non mi devo vergognare di No, nessuno, cioè. beh, sì, ma tanti gli hanno detto, anche l'hanno offesa, questo mi dispiace, È perché c'è certo, qualcuno che gli ha nessuno vuole detto offendere. che tu cammini a testa alta perché vuota, e questo mi dispiace che sia stato detto, perché sono cose antipatiche. Però la L'offesa sostanza intendi. qual è? È che lui ha attribuito al discorso mio come un'offesa praticamente, invece il mio era un consiglio amicale, e vi dirò che non me la sono neppure presa tanto. Anche perché mi fa ridere, io ho detto che sarebbe un buon attore da palcoscenico, lui, e su questo penso che non ho dubbi, lo sarebbe. Però quando mi dice che se fosse venuto
da me l'avrei attaccato al muro, mi avrebbe attaccato al muro, prima cosa, lui era un dipendente, io il datore di lavoro. Seconda cosa, è troppo basso per attaccare al muro a me. Ci vorrebbero ben altri. Sarebbe stato un bello scontro. Edoardo, vuoi farlo salutare anche? Che bello scontro, sarebbe stato uno scontro impari. Edo, fallo salutare anche da Antonio Cassano, dai. Che direttore, stai... direttore, la saluto, ma io le parabole, direttore, le ce l'ho sul bancone che devo guardare le partite con le parabole. Sì, è vero che sempre geniale Edo con le sue mille imitazioni, scherzose verso tutti, ragazzi. Non no, vuole... ma guarda che questa qui, io vedi, non mi ha sorpresa per niente, anche perché, ripeto, non ha capito lo spirito della cosa, perché io intendevo tutto tranne che offenderlo. Tanto più lavorare, certo. Intendevo dire non disprezzare il lavoro degli altri, questo è quello che intendevo dire. Allora, tanti ci riportano questo discorso che il TAR avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso della Juve ancora su Calciopoli, ma io vi continuo a dire, siccome alcuni di voi poi ci credono a come viene raccontato dagli altri e ci dicono il 31esima volta che dicono che ha ragione chi... No, cioè, ragazzi, nessuno si è mai più espresso nel merito. Cioè, questo continuo a dirvelo, questo ve lo posso dire molto banalmente da avvocato, ma non serve essere un grande avvocato amministrativista per dirvelo. Cioè, tutte le altre 25, dopo le prime sentenze sportive, quelle che conosciamo della Cassazione, di cui abbiamo parlato tante volte con Luciano, quelle ordinarie, peraltro, cosa hanno stabilito, cosa no, ma tutte le altre 20 volte al TAR, al collegio arbitrale, quello, quell'altro, dicono noi siamo incompetenti. Non possiamo. Nessuno ci fa sapere se quello scudetto dell'Inter a tavolino è giusto o no. Non si è mai espresso nessuno, io vorrei che questo lo sapeste, ma mai nessuno sullo scudetto dell'Inter, per capirci. Vedi Massimo, forse la verità va a monte. Io adesso non sono addentro praticamente a queste cose, ma ci sarà qualcuno che racconta come Zaccone ha difeso la Juventus all'inizio. E a quel punto lì, quelli che raccontano come le Zaccone ha difeso la Juventus all'inizio possono dire, ma se l'avete cercato voi, ma cosa volete adesso? Questo è il punto. E forse lì c'è stato uno sbaglio mio, del mio avvocato, che praticamente mi ha fatto dare le dimissioni. Io le volevo dare per permettere alla Juventus di agire molto meglio di quello del vincolo che doveva avere con me. E invece sono andati per conto loro. Voi ricordate Montezemolo, addirittura, che fermò il ricorso fatto al TAR, e pensate che con lo stesso ricorso all'omologo in Portogallo c'è stata una squadra che è stata retrocessa prima in quarta serie dei dilettanti e poi riportata immediatamente in Serie B, in Serie A, nonostante che abbia avuto dirigenti carcerati e arbitri carcerati, perché avevano dato soldi. Siccome noi i soldi non ce l'avevamo, le potevamo dare a nessuno, tant'è che il processo sportivo ha detto campionato regolare, nessuna partita alterata, ma c'è di più: il processo ordinario ha raccontato di reati a consumazione anticipata, che vogliono significare soltanto l'idea del PM. Oltretutto, riporta la sentenza, non potuti provare in udienza. E allora di quali reati parli? Se poi gli arbitri sono stati tutti assolti, meno uno che non aveva niente a che vedere con la Juventus, ma di che cosa parli? Di quali reati? Questo è il punto dolente della cosa, che poi dopo ci sia stato tutto un insieme di cose che hanno portato praticamente a fermare anche il processo. Ma voi sapete perché si è fermato il processo? Perché è andato in prescrizione? Perché il presidente di quel tribunale, la dottoressa Casoria, all'inizio aveva detto facciamo processi più seri, abbiamo da fare processi più seri, non questi. Da quel momento il PM non l'aveva più perdonata. E poi pensatevi, vi racconto una cosa che vi dovete mettere a ridere. Allora, voi avrete sentito che praticamente io avevo amicizie altolocate, il ministro dell'interno Pisano, no? Ricordo bene. Ma lui parla di cose che neppure conosce. Pensate che Pisano è stato al paese mio praticamente fin da ragazzino. Addirittura ha sposato una del paese mio, quindi stavamo assieme come degli amici veri. E quando vi racconto una cosa che così vi fa dire e pensare quello che è il pensiero di un PM quando parla reati a consumazione anticipata,
Dopo la guerra, case diroccate, avevamo fatto un palcoscenico con il legno da ragazzetti, praticamente assieme a Pisano anche, no? E recitavamo le commedie e ci facevamo dare 5 euro da qui, 5 lire da uno, 5 lire dall'altro, per così, per divertirsi da ragazzini. E a un certo punto, recitando Sangue Romagnolo, lui faceva la parte della nonna, sono arrivati i banditi e sprofondato giù perché è cascato il teatro. Quindi voglio dire, e lui mi parla di personaggi altissimi, pensate con chi aveva da che fare oggi. Cioè tu dici, lo conoscevo da quando aveva 5 anni perché era... Ma no, ha vissuto con me, ha sposato pure una ragazza del paese mio, quindi vuoi che non lo conosca. Il problema di fondo praticamente non si può dire per combattere una persona o per fare un processo come vuole, perché il reato a consumazione anticipata, quando tutti gli abili sono stati assolti, è un po' un processo anomalo. Oltretutto, quando parla anche delle simme svizzere, che sono intercettabilissime, e sono state intercettate senza rogatoria oltretutto, lui praticamente dice nella sentenza che bastano le comunicazioni, i discorsi ammantati di segreto delle simme svizzere. Viene interrogato il maresciallo Di Laroni, che era quello che curava le simme svizzere. Sapete cosa ha detto sotto giuramento? Ha detto che le simme svizzere non portavano traffico. Allora come fai a dare... Hanno voluto condannare, praticamente hanno fatto della Juventus. Poi dopo c'è stato praticamente un fatto, io ho dato le dimissioni e la Juventus è andata per conto suo, giustamente, ma abbandonato sia me che Giraudo. E questo è il problema praticamente gestito, ma da quella Juventus, da Cobolli Gilli, da quella gente lì. Quindi no, non è la Juventus di adesso, la Juventus di Agnelli, dell'avvocato Agnelli e del dottor Agnelli. Purtroppo siamo stati abbandonati a noi stessi per salvare praticamente quello che doveva essere salvato in altra maniera. Bastava fare il ricorso al TAR, come hanno fatto in Portogallo, per mantenersi in Serie A. Questo è quello che dovrebbero spiegare, ma non spiega nessuno. Lo sappiamo. Qualcuno ti dice, il problema è che non dovevi neanche dirlo in tribunale, ma la Gazzetta è lì che hanno istruito il processo. No, esatto, ma l'hanno fatto sui giornali. Io mi ricordo Massimo, la Gazzetta, che scrisse a chiare note, in prima pagina, ecco come finiranno... Ecco come truccavano i sorteggi, no? Se leggete la sentenza, sapete che dice la sentenza? Nonostante i salti mortali fatti dal PM, il sorteggio è regolare. Ma vi dirò anche di più: erano andati a fare un filmato a Coverciano. Poi io mi sono trovato in un'udienza a sentire praticamente un PM nuovo, perché era morto Beatrice, se non vado errato, che diceva al presidente del tribunale, voi avete il filmato del sorteggio, controllatelo. Allora io, che non sapevo di questo filmato, sono andato a cercarlo, e sapete chi c'era scritto nella nota? C'era scritto che il 29 mi sembra di luglio del 2009 era stato preso dalla procura e sostituito delle fotografie messe in ordine sparso, perché quella lì, che il filmato chiaramente diceva che tutto era regolare. Invece addirittura il vice direttore del Gazzettino di Como è stato additato come un collaboratore dell'AIA che aiutava Bergamo. Ma si può fare una cosa del genere? Ma ditemi voi, se poi dopo la gente crede a queste cose, io auguro a tutti di non trovare quello che ho trovato io per la strada mia, perché io ho fatto gli interessi leali di una società di calcio andando a vincere sul campo e non andando a cercare le vittorie, tant'è che intercettazioni mie che chiedo di vincere una partita non ce l'ha nessuno. Luciano, questo da noi almeno lo potrai sempre dire, purtroppo non è molto, ma almeno da noi sarà sempre un piacere ascoltarlo per ripristinare la verità. Comunque qualche migliaio di persone che ci guarda c'è, e noi lo continueremo a dire ogni volta. Senti, Luciano, siccome hai citato prima il giudice Casoria, ora non tutti sono così preparati e dovremmo fare puntate apposite su questo, è il giudice di primo grado che sembrava e si diceva fosse quello un po' più
incerta sulla sentenza, no? Si diceva che avesse litigato. No, tutt'altro, lei era certissima, tant'è che la prima sentenza era quasi di assoluzione. Sì, però non era di assoluzione e si diceva che lei volesse che fosse... Ma tu sai che praticamente esisteva un PM e due giudici all'atere. No, un giudice, perché, esatto, più i due giudici all'atere che... Ecco. E ha vinto la maggioranza. Non ecco, è... appunto. Quindi mi confermi questo. Insomma, tu hai più avuto modo di parlarci dopo con il giudice Casori? No, io non ho parlato più con nessuno, anche perché guarda, sono stato veramente demoralizzato dal fatto di dover andare a giustificarmi di cose che non ho fatto, che non ha trovato nessuno. Perché se l'avessero trovate, praticamente, per carità, alzavo le mani. Io però, quando ho ragione, non mi ritiro e ho combattuto fino ad ora. E sicuramente adesso vedrai che quando riceveranno quello che abbiamo fatto, la Corte Europea e tutti gli altri enti, e lo mando anche alle testate giornalistiche, perché vedi, per esempio, c'è stato chi... praticamente nel sequestro Paparesta, che è quello che mi ha fatto radiare, c'è stato chi dice effettivamente che io ho radiato e che io praticamente ho sequestrato l'arbitro e non ha tenuto conto della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, che dice esattamente il contrario, e non ha tenuto conto di quello che ha detto l'arbitro. A me non mi ha chiuso né espulso di nessuno, mi sono cambiato, sono uscito tranquillamente. È vero, io ho fatto una battuta, ma se da una battuta può venire fuori un sequestro, allora per carità. Purtroppo il vero tema è sempre, lo dico io, almeno per noi che l'abbiamo, tu l'hai vissuto in primo piano, ovviamente il tuo tema è quello, ma per noi altri è stata un'informazione tragicamente faziosa, orientata dal primo momento, che induce tante persone, magari anche in buona fede, che non hanno studiato il processo, a pensare che davvero alcune cose siano accadute, quando hai detto bene, a Reggio Calabria un tribunale, non noi, ha stabilito che fosse... No, ma poi c'è anche di più, Massimo, scusa. Io non ce l'avevo neppure tanto con l'arbitro, perché il... I guardaline erano. Il rigore, io ce l'avevo con Cristiano Copelli, perché il rigore praticamente non l'aveva fatto dare Cristiano Copelli, e il gol annullato valido di Capò l'aveva annullato Cristiano Copelli, il quale Cristiano Copelli era venuto a Torino 3 mesi dopo e ci aveva fatto perdere la Supercoppa con l'Inter, annullando un compagno di Trezeguet, se vi ricordate bene. Con l'arbitro nostro amico, no? Giusto? Perché là era questa la tesi. C'era De Santis arbitro e perdiamo la Supercoppa, no, con irregolare di... Ascolta, adesso visto che ci siamo, ti racconto. Quando praticamente io mi sono incavolato, su questo non c'è dubbio, ma ce l'avevo con l'assistente. Ma io, perché sapevo i presupposti dell'assistente e il suo andamento, che era amico di alcune società di calcio, senza fare il nome, e che praticamente aveva un'attività un po' particolare, e che non voglio stare qui neppure a descrivere, ma che è venuta fuori ultimamente, è stato indagato per grave truffa allo Stato, per i giochi gratta e vince. E gli è stato fatto anche dalla finanza un ritiro di 27 milioni. Quindi voglio dire, pensate con chi c'era in quello spogliatoio. Poi, per carità, l'ha anche indagato, non vuol dire condannato, non lo so, non so niente, lo diciamo, qua Copelli non c'è. No, per carità, cioè, sarà anche innocente. Noi siamo garantisti verso tutti. L'innocenza non l'ho vista, quindi sai come fanno a dire di me cose che non ho fatto? Non è giusto che io non dica degli altri. Per questo, vabbè, è chiaro, tutto molto chiaro, ma noi lo approfondiremo. C'è anche una lunga pausa mondiale, tanti ci chiedono puntate su Calciopoli. Intanto, Luciano, come sempre, noi ti ringraziamo per le analisi a tutto tondo che ci fai, per come ti apri qui con noi. Grazie mille, Luciano Moggi. Intanto, grazie, Luciano, davvero. Arrivederci. Ci dice il punto di vista anche della... Aspetta, che c'era ancora. Che hai detto, Luciano? Volevo sentire un'imitazione di Edoardo. È vero, quale vuoi? Quale vuoi fare? Chi vuoi? Moratti? Chi vuoi? Allegri, Moratti, De Laurentiis, che gli hai fatto tanti complimenti. No, voglio Moratti. Sì, no, devo dire che io non approfondirei più il discorso di Calciopoli, un discorso abbastanza antipatico, non lo so. Ascolta Moratti, adesso io ti devo dire invece che la sentenza 2166 della Corte di Appello di Milano, che condanna Gianfelice Facchetti, praticamente dice che Facchetti faceva lobbying con gli arbitri
Ed era praticamente il dottor Palazzi, allora procuratore federale, a dire che l'Inter aveva più problemi di tutte quante per il comportamento illegale del suo presidente. Io queste cose non le ho mai fatte, nessuno me le ha addebitate e hanno praticamente preso me e non perché hanno fatto andare in archivio tutto quello che praticamente c'è da mandare al tempo opportuno. Ci sono beati di loro. Ma poi Moratti, dai, Massimo Moratti lo volevi, ma oggi dici la verità, Luciano. Scusa, Massimo, sì, Edoardo. A parte che io con gli arbitri solamente ogni tanto qualche aperitivo, non è che sì, il Moggi mi sarebbe piaciuto, però. Vabbè, sì, ha deciso così. Forse vedi, Massimo, se ci andavo probabilmente non succedeva. Esatto, no, abbiamo dovuto agire diversamente, devo dire. Esatto. Dai, sorridiamo un po'. Grazie, Luciano, come sempre. Ciao, Luciano, grazie. Ciao, Luciano. Grazie Luciano, che ha chiesto un'imitazione anche di Edoardo Mecca. Francesca, mi dici una cosa, cos'è che ti ha, dici una cosa che non abbiamo detto post Lisbona, una cosa che ti ha impressionato a Lisbona, una cosa che ti è rimasta della Lisbonata? Ma allora, io ero sia all'andata che al ritorno, quindi sia a Torino che a Lisbona, e ho notato una grandissima differenza di tifo, nonostante i numeri, cioè lo stadio di Lisbona grande ovviamente, quindi non è quello. No, ma dico certo, tifo, in effetti. Ok. No, ho notato una grandissima differenza, cioè ogni trasferta è chiaro, no? Siano più numerosi ovviamente gli avversari, e questo è normale. Però a volte ci possiamo far sentire anche se siamo meno. Ad esempio, all'andata a Torino, loro erano pochissimi, ma si sono fatti sentire tantissimo, cioè il loro tifo era molto più presente di noi nonostante fossimo in casa. Al ritorno loro hanno avuto, noi eravamo a parte pochi, ma non ci siamo fatti sentire assolutamente. Hanno provato, ma hanno provato in tutti i modi, ma erano sovrastati da 60.000 persone. Erano sovrastati, ma non solo da 60.000 persone, Massimo, erano sovrastati da un coro, da un tifo, totalmente diverso da quello che abbiamo fatto noi. Bene. Credimi, perché non servono bandiere, striscioni, non avevano niente di tutto questo, non servono fumogeni, non serve nulla di tutto questo. A volte hanno organizzato delle coreografie vocali, quindi dei cori, che noi ce le sogniamo, cioè non le facciamo probabilmente neanche a casa. Abbiamo smesso, io mi sono sentita veramente piccola, tanto piccola a Lisbona. E questa cosa dico, ma perché? Devo dire che è stata una grande festa, poi per noi non bella, però devo dire che 60.000 persone tutto rosso cantavano, facevano, senza, è vero, credo poi senza particolari oggetti o tamburi, non lo io so. Devo dire anche cori, campo, semplici, anche di passione totale. E allora, aspetta ed ora vai tu, voglio aggiungere solo una cosa sul tifo, siccome hai aperto un tema diverso dopo le due ore in cui abbiamo parlato di tutto. Cioè, però non è vero che possono tifare solo i tifosi ospiti, perché là, ripeto, io non credo che fossero con grandi mezzi, tamburi, bandiere, cioè là erano, cantavano Benfica, cantavano così, prendono il gol, si spaventano un po' e il primo coro non è mugugnare, Benfica e ripartono. Cantavano quello che cantiamo noi a Sport Italia, Benfica. Non dite così, non dite esattamente così, però insomma, questo è il nostro coro. No, credo fosse diverso il vostro, però non so, c'è simile. Sì, ma all'andata a Torino si sentivano comunque più loro nonostante fossero in netta minoranza. A Torino avevano, ci dicono, fumogeni, tamburi, può darsi. Io a Lisbona quello che ho visto è uno stadio di cori semplici ma molto appassionati. Devo dire, questo è vero, è uno dei mille temi. Guardate gli assenti, Edo, dimmi che impressione ti fa. Pogba, Chiesa, togliamo un attimo i giovani poverini, a che Caio Jorge, speriamo tornino presto. Locatelli, Di Maria, Vlahovic, Paredes, De Sciglio, bravo. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Frattesi ha segnato l'altra volta, Sì, ha fatto un gran gol. Allora, devo... No, però, se così fosse la situazione attuale, noi potremmo affrontare per lo spareggio per gli ottavi di Europa League PSV Eindhoven, Rennes, Ludogorets, Union Berlino, la grande Ludogorets sorpresa passa... della... Credo passi la Roma alla fine, però Ludo credo Gore, passi la Roma. Union Berlino, che è la grande scoperta della Bundesliga. Manchester United, Sturmo und Graz, il Karabag e il Monaco.
Quindi anche sui sedicesimi, anche sullo spareggio, non è che starei proprio così Allora, tranquillo. vediamo, no, posso dire però, basta, allora divertiamoci, sì, bravo, hai fatto bene a leggere, da mercoledì ci pensiamo, ma voglio divertirmi a vedere dove andiamo in Europa League, basta, dopo anni in cui speravamo, Champions, cose così, è giusto ripartire da Haifa, dal Karabakh, da cose del genere, sono d'accordo Karabakh però sarà un inferno, eh. con te. È ovvio, tu lo sai che farò 3 mesi prima dicendo che sarà così, ma zeppo di squadre fortissime, però voglio divertirmi in Europa League. Allora, senti, andiamo e facciamolo. Testa Eh no, lungo Goretz, certo. ovviamente sarà così. Senti, Edo mio, Forse eh. l'unica che potrebbe veramente piacermi il sorteggio è lo Sturm Graz. Però ti posso dire una cosa, Edo, hai ragione, giusto? È vero che da anni peschiamo quelle apparentemente abbordabili e facciamo schifo. Tu dici poi pure col Benfica e per Saint-Germain, vabbè, quindi sì. No, però dico almeno i sedicesimi. Sì, Voglio sarebbe dire, meglio. almeno. Sarebbe No, perché meglio, quest'anno è sono. tosta, eh. Se finiamo in Europa League è tosta, eh. Allora, ma rimani a Roma? Non credo, Ciccetto. Anche quando sono rimasto a Roma, ci ho vinto una Champions in finale a Roma io, Ciccetto. Qua, a 2 km da qua, lo vedo lo stadio. Ora, se mi fai muovere un attimo, lo vedo. Ero lì e sono tornato a casa con una Champions in mano, così io, Ciccetto, allo E stadio. al momento scenderebbero in Europa League Ajax, Atletico Madrid, Barcellona, Eintracht, però lì è tutto da Sì, là è capire. un casino, sì. Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Siviglia, Juventus. Ci divertiamo e ci sono già Arsenal, mille altre squadre molto forti, però ti posso dire che basta, non importa, è divertente. Meglio così piuttosto che pensare la vinciamo sicuro, come pensavamo con Villarreal, Porto, sì, noi, No, no, no. basta. Finalmente l'abbiamo capito questo. Peggio Lione o Lisbona? No, no, tutte e due belle trasferte, belle città, si mangia bene, partite orride, però almeno a Lisbona è stato un po' più divertente, cioè c'è stato quel momento finale dove almeno c'è stato quel brivido. Lione ho vissuto 90 minuti di... Però a Lione ci sarebbe stato il ritorno almeno, ecco, mentre ieri sapevo che l'altro non sapevo. All'Eventibus posso entrare senza pagare, ma Trasquini no, ovviamente tu offrirai a tutto il clan Juventi Bo e in particolare a qualcuna offrirai tu Matt Pasquini, decideremo a chi più avanti, lo vedremo più avanti se ti svegli un attimo. Poi il mitico Dear Onizuka, il sospetto di sapere chi è, voi no, ma io sì, con un allenatore vero si vince l'Europa League e il campionato. Ho i miei dubbi, però comunque. Ancora credete la storia della Iella quando Massimo allo stadio dipende tutto dai pronostici di Edo, sveglia, ragazzi. Quello già ha un po' più senso. Io ho una media Avevo ancora dato ottima, una devo grande dire. vittoria, avevo detto una grande vittoria della Juve, invece. Io ho cercato di dirtelo in tutti i modi, però è così. Allora, la mia compagna mi ha sgridato perché dice che guardo la mascolo. Ma tu nega, negare sempre, si dà a negare sempre. Quanto costa Juventibus? Cioè, in che senso? Vuoi acquistarci? Costiamo tanto, ragazzi. Milioncino di euro, sparo là. Quanto costa l'Eventibus? Forse intendi entrare all'Eventibus? Questo è già più fattibile. 10 euro con consumazione, semplicemente questo. Niente di più, ripeto, è richiesta dal locale che ci ospita e apre per noi. E quindi vuole una piccola garanzia di rientro. Noi, no? Ricordate, siamo gli unici che faremo sempre gli eventi, spero di no, sempre, ma gli eventi in perdita. E come Edoardo sa bene, noi li facciamo. Lecce-Juventus sarà una partita più facile di ciò che ci aspettiamo. Ecco, va bene, no, vabbè, basta veramente. Cioè. Vabbè, non è che possiamo perderle tutte, però. No, vabbè, però ci stai trascinando in B. Ci state trascinando in Vabbè, B. Furia sostiene addirittura che la mascolo sia meglio dal vivo. Intanto te lo segnalo, Furia. Andrai anche a Budapest? A Budapest? A Budapest per cosa? perché cosa c'è a Budapest? Mi sono scordato qualcosa? Boh, comunque ci andiamo. Se c'è qualcosa da fare, ci andiamo. Ah, Massimo e forse Luca. per il Ferencváros, non lo so. E quando? Boh, ora ce lo spiega bene. Però Ferencváros in questo momento è primo. No, no, Luca B. White ci dirà. Andrei anche a Ah, Budapest. Ah, no, Ludogorets. la finale forse. Forse la finale di Europa League. Ah, Scusami, scusa, la credo sia la finale di finale. Europa League. Ah, è a Budapest. Sai che c'è poi l'Europa League, quella competizione in cui devi superare tipo 83 turni prima di arrivare in finale. Quindi, quanto è Sì, intascato però c'erano l'Eventibus? gli anni in cui c'erano il Dnipro, Lo so. cioè, Beh, quest'anno ma l'anno veramente scorso la c'è. finale è stata Rangers Eintracht Francoforte. Quest'anno noi becchiamo Barcellona. Allora, Quest'anno poi. c'è il rischio. Edo, Mister Gatta. Massimo, ma McKinney, cazzo, neanche in Europa League lo faccio giocare. No, è neanche là.
Voi credete alla titolarità di Ling Junior? No, ovviamente. Allora, tu c'hai questo desiderio, perché l'ho letto anche in Paolo no, Rossi. Io non ho questo desiderio. No, io non ho questo desiderio. Io sono, per forza. Mi sono esaltato per quelle corse di Ling Junior. No, a me piace, a me piace. Io non è che sia esaltato al far giocare per forza. Io sono esaltato nel non vedere più alcuni giocatori in campo, invece. No, no, ma io ti dico, io mi sono un po' spaventato, quando, perché tu lo so invece, Edo, che sei un entusiasta e voglia di fagioli e compagnia. Mi sono spaventato quando Paolo Rossi, che oggi non poteva esserci, ma lo voglio presto, ha detto, e allora proviamo con i giovani. Perché Paolo... Sono spaventato. Cioè, come dire che qua però stiamo tentando... ragazzi, la responsabilità del Serie A che assume il però ce ne sono, ce ne sono, gli chiediamo alcuni... troppo. Però ce ne sono alcuni sì. Veramente impresentabili. Ce ne sono alcuni veramente presentabili. Secondo me perseverare è più dannoso che... Va bene, ok, che siano senatori e tutto, ma... No, è stato esaltante. Comunque, Ling Junior, per me anche... Partita finita, è stato esaltante. Poi dite quello che vuoi, dimmi. Per me anche l'utilizzo di Gatti in questa maniera, che ovviamente si è preso le critiche per i gol, per le colpe sui gol, è anche vero, era il debutto in Champions, ma gioca una partita ogni 10. Ma in questa situazione qui, in cui i difensori centrali... Qualcuno che ha sono, anche apprezzato il carattere di Gatti dopo. Sì, dopo ma va bene, ma tu utilizza anche il campionato per dargli continuità, per provarlo. Sbaglia una, sbaglia però due, poi cresce. Toga, però obiettivamente i giocatori sono pochissimi. Ora, non è difficile tenere fuori Quadrado, Bonucci, quando c'hai De Sciglio fuori, quando hai... Cioè, che ti devo dire, insomma? Bremer fuori, non è facilissimo. Una finale tra Roma e Juve, come la vedete? Stefania, io sinceramente, se non sbaglio tu sei di Roma, se mi risparmi questo strazio prima di morire di fare una finale di Europa League con la Roma, se me lo risparmi mi fai un regalo divino. Mi fai un regalo. La Roma cioè, intanto deve prego. Qualificarsi. Sì, va bene, però dai, cioè, Stefania, veramente mi hai rovinato la giornata a ricordarmi che c'è la Roma in Europa League. Mamma mia, che agonia. Veramente. Ma invece, scusate, le terze di Europa League finiscono in Conference? Sì, sì, sì. Ok. Allora la Roma può vincere la Conference di nuovo. Speriamo, guarda, a sto punto basta che esca dall'Europa League. Eccolo qua, in una finale Roma-Juve Dybala segna il gol decisivo di chiappa destra. No, mi avete veramente rovinato questo finale. Valerio. Quest'anno è più facile vedere in finale la Lazio che la Roma. Ecco il gufo. Non cominciare a dire che la Roma non va in finale di... No, Cioè, non cominciare Beh, sto a vedendo dire... però... Sto vedendo però un'ottima Lazio, quindi... Quello ok, ma... Francesco, ma visto guardi... che stiamo parlando... Sì. Vai. Francesco, no, visto che stiamo parlando... No, Matt Pasquini ti chiede se guardi Juventus. Boh, ma tu neanche sai che... Ma poi sappiamo chi vince l'Europa League. Scende Siviglia. Basta. Cioè, cosa... Francesca, lo guardi no. Matt Pasquini a Juventus? Boh. No. Vai, avanti. Allora, bene. Molto, molto gentile. Vai, vai. No, visto che stiamo parlando dei giocatori singoli, no? Nessuno ha parlato di Szczęsny, ma anche voi lo trovate abbastanza messo male? Cioè, sta facendo male in queste... Sconsolato. No, io trovo uno che si trova gli avversari 9 volte davanti a lui, uno va sul palo, 2 le para lui, 3-4 finiscono dentro, ma non lo so perché ha sbagliato lui sui gol? No, non mi ricordo i gol. Uno rigore, no, quello di testa, quello di tacco. Bah, sì, ma ti si presenta l'ultimo 8. Non me lo ricordo. Ah, pallonetto. Però effettivamente gli arrivano veramente tanti tiri. Insomma, quest'anno, secondo me quest'anno ci eravamo abituati bene a un ottimo Perin. Quello quindi probabilmente è quello, però Szczęsny non sta... Anna dice più che sbagliare non comanda la difesa come Buffon, non lo so, però io in questo momento vabbè, non me la sento di pensare a Szczęsny. No, ma ragazzi, vabbè, ma se vogliamo arrivare ai paragoni con Buffon... No, vabbè, però... Non so, io me li vedevo arrivare poi io, Francesca e tutti quelli che erano allo stadio... Uno dopo l'altro arrivavano due contro no, uno. Voi credete alla notizia di Conte che ha dato oggi Fabiana? Poi credo. Secondo me oggi non ha notizie, non Fabiana, povera. Anzi, No, l'ha messo oggi. Dico, secondo me non ha una notizia di oggi, credo. Fabiana, credo abbia fatto l'articolo, credo ricostruisca la cosa dicendo attenzione che poi Conte vuole la Juve deve ripartire. Credo fosse più un ragionamento su rapporti, cose, però in effetti la notizia l'ha data, ma non mi pare dicesse c'è stato che so, un contatto, un qualcosa oggi, che mi risulti. Quindi mi sembrano voci, sai, quando si perde, Edo, cioè, giustamente si parla anche. Però diceva già anche che, oggi ho letto, diceva che il contatto ci fu prima di prendere Sarri, ma ci fu il veto dalla presidenza.
Adesso le cose quello ora dicono cambiate. Che non ci sia più Conte, no, e ragazzi su Conte pure non so che dirvi, cioè, che e questo no, parleremo. L'altro speriamo no. Di fare la stagione migliore possibile finché è così, però certo, allora, qualcuno diceva ma se va male a Lecce, forse Ale Chinea mi lo chiedeva, si rischia secondo me ormai giustamente direi fino no. A Juve-Lazio neanche se le perdi tutte e quattro una di fila all'altro si cambia là, però attenzione che queste quattro partite tu Inter e Lazio se riperdi i punti chiave, beh, 15 punti dai primi, sei là, ma ci sono due mesi dove non è facile ripartire sempre da... E allora però là poi sceglierei Luis Enrique. Ma là Luis Enrique ci mette un anno e mezzo a far capire il suo gioco, la sua filosofia. È pericoloso. Allora tu, vabbè, ma intanto, allora... tanto secondo me anche a ricostruire non puoi aspettare di vincere subito. Non puoi aspettare che arrivi un allenatore e ti faccia vincere subito. Bielsa! Ascolta. Bielsa! Secondo me non possiamo pretendere che arrivi qualcuno e ci faccia vincere subito, dal momento che comunque dei giocatori vanno cambiati per ovvie no, ragioni. Ma a livello di carisma, carattere, un po' anche quello che diceva prima Moggi, secondo me non c'è altra soluzione a Conte. Basta questa cosa che non c'è altra soluzione. E non c'è altra soluzione a Conte, non c'è la soluzione a Allegri. Lo sai che anch'io sono di questa. No, però al di là di Conte serve uno che comunque sappia giocare, sappia lavorare bene con i giovani. Per forza. Per forza. Anche perché forse se i conti sono così dovrà essere una squadra non di big, di super big, ma anche di gente. Appunto, deve saper lavorare benissimo sì. Con i giovani. Quindi è ovvio che non puoi pensare di vincere subito, ma perlomeno ci sarebbe una ricostruzione veramente nuova. Fra, lo vuoi un regalo? Sì. Vuoi un minuto di regalo? Vado. Un calcio d'angolo, forza! Traiettoria che sarà invece... Però non gli sembra, Juve non ha giocato male questo no, derby. No, meritiamo di vincere, dai. Quadrato ecco, uscire. Vlahović! Da verificare la posizione di Da verificare, Da verificare la posizione. Il toro chiede il fuorigioco. Aspettati al VAR, stanno vedendo come al solito Lubalda. Sotto porta Vlahović. Allora vediamo. La sensazione che possa essere regolare, c'è una deviazione sul calcio d'angolo al secondo palo dove arriva Vlahović che la sedevince in gol. Io credo che la posizione sia più regolare che irregolare. Vediamo il replay. Vediamo sto replay, lo è col cross, la deviazione direi che è buona. Direi che è buona. La posizione regolare. È regolare, regolare. 1-0 Juventus. Allora, Francesca non ce la fa. Ma poi anche quello che dice stanno controllando Lubalda al VAR. Cioè che... E invece tu cosa ne dici di questo allenatore? Vediamo. Guarda. Vai, quale allenatore? No, non ne sono pazzo, poi che vi devo dire ragazzi, non so più. Lui? No, lui? Francesca in lacrime? Quale lui, scusami? Mancini. Mancini l'ho già detto tante volte, io non sono stato un fan della sua carriera interista, anche al City secondo me vince un campionato quasi per caso eccetera eccetera, ai mondiali fa una cosa fenomenale, agli europei fa una cosa fenomenale, uscire dai mondiali fa un'altra cosa fenomenale al contrario secondo me, però nome che ormai ha un curriculum anche lui e ci può stare peraltro, non è che... Io sarei per uno che veramente sappia lavorare con i giovani, ma con un nome tu sei per Tudor, no. Tu vuoi Tudor, Fagioli e Ling Junior titolari, Tudor allenatore direttore sportivo Marco no, Pasquini no io voglio che alcuni veramente vadano via. I vari Alessandro, con tutto il bene, il grazie, Cuadrado, chi è l'anno di scadenza. E poi, veramente, stiamo lavorando molto bene con i settori giovanili, allora introduciamoli davvero, magari man mano, ma, però con qualcuno che veramente sappia lavorarci e valorizzarli.
Edo, come va la Cremonese di Edo Alvini? Sì, di Edo Alvini, di Alvini. Siamo in una posizione di classifica che non mi rende tanto felice, però proveremo a rialzarci. paura ogni volta sta cosa qua. Inquietante, ragazzi. Edo, ma ce l'hai un Mombly versione du 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 du? No, no, perché quello è veramente unico. Senti, ma dimmi una cosa, Edo, ma secondo me, ti chiedo, Allora, siamo... Tudor finora ha fatto bene solo a Verona. Vabbè, ma il Marsiglia, ma che squadra ha, ragazzi? È lì comunque che è nelle prime posizioni in classifica. Se la, comunque all'ultima giornata, se vince, passa il turno in Champions. Edo, Voi oggi non ha potete fatto pretendere. la domanda a Nerozzi, ce l'hai tu la domanda a Nerozzi per Allegri in vista di Lecce e Juventus? Volevo chiedere al mister Allegri se secondo lui è più forte il Lecce o il Bologna. Perché Ma perché il Bologna, scusa? comunque i valori tra le tre squadre sono simili. Ok, senti Edo, mi dici secondo me se anche nell'uscita della Champions c'è un po' lo zampino dei media? C'è un po' lo zampino dei media o Allora. no? Cioè, è colpa no, cioè, dimmi una cosa, è colpa nostra in campo? Che è successo? Allora, ho visto una brutta Juve in campo, ci ho detto, questi titoli continui, allora se anche i media parlano della sconfitta di Juve, questa cosa non mi va più bene. E che devono fare i media? Non ho capito. Cioè, dovrebbero dire la Juve è passata. Parla d'altro, parla d'altro. Ho capito. Cioè, parla d'altro che... Molto migliorato Edo, dicono, eccetera, Ma eccetera. non è vero, Juve. dico sempre la stessa cosa, oggi è migliorato. È giusto, è giusto. Lo fai con la cadenza toscana, non mi pare. Però No, io non è vedo più vero. questo che dice Gianni. Cioè, secondo me è un mezzo coatto. Un mix tra De Laurentiis e De No. Sica. Sta Beh, crescendo ma anche sia Dantoni De De Laurentiis. Laurentiis sia De Sica sono di Roma Nord. Ma insomma, o comunque i personaggi che fanno, ma De Laurentiis non so di dove sia, Vabbè, sì. direi non di Roma, no, però non so No, chi De sia di Laurentiis, Roma. scusa, del... ma De Laurentiis mi sembra sia romano, Sì, può darsi, ma non direi Roma Nord. No, ma neanche Roma Sud, sarà di Roma Centro, non so cosa sarà, però non so di dove è esattamente De Laurentiis, di Roma dove non lo so esattamente. Allora, prima era De Laurentiis, oggi è quasi Zampini, bene, eh? bene. Promotazione, imitazione promossa. Ma non me l'hanno tolto il video di Nino D'Angelo su Coulibaly, è vero, ci divertivamo molto. No, Donadoni oggi glielo risparmiamo. ADL Romano lo so, ma non so di dove, io direi del centro. Valerio Vitali, è molto richiesta l'imitazione di Valerio Vitali, il nostro baluardo delle live, lo sapete per chi non lo conoscesse. Quadrato, ma che fai, Quadrato? Ma guardalo, la prende de mano! La prende de mano, Quadrato! Ma che fai, Quadrato? Che fai? Guarda! Ma litiga pure con Bonucci! Quadrato! Maziano, un po' ci si gioca, dai, si scherza ovviamente. Roma Sud, Roma Nord, Roma Centro sono tutte cretinate, insomma, sono cliché, diciamo. Poi ovviamente c'è un po' di tutto ovunque. Allora, diciamo nel cliché si distingue, no? Ovviamente nel cliché si Allora, chiedono distingue. molti Vai. se alle 20bus ci sarà il direttore Moggi. Infatti ora ne parliamo bene anche con lui, certo, noi invitiamo tutti i ragazzi, i nostri ospiti, quindi chi lo sa. Panoz, com'è Ealing Junior? È fortissimo! Ma l'hanno scoperto solo adesso! Cioè, su Football Manager sta giocando già da 5 anni! Da quando ne aveva 14. Sì, perché già a 14 anni aveva un CPU di 785 su 100! Un CPU di 785 su 100. È fortissimo! È quasi più forte di Timo Werner! Ma ci pensi, lui e Timo Werner in attacco! Tanto è inferno. Sei un CPU. Barilla, ti chiedono se è una domanda anche lui per Allegri. C'è una burla di Barilla o no? O è serio? Volevo chiedere se Allegru ha mangiato il baccalà portoghese, che mi dicono buono, ma non buono come quello veneto. Baccalà, tra l'altro, E anche oggi non ho fatto una domanda sul calcio perché non me ne frego. è la burla di Barilla. Tra l'altro, Bacalhau ce l'ha davvero, no? In Portogallo potrebbe funzionare un Barilla Allora, così. l'altra volta ho fatto veramente fatica anch'io. Che è successo, Edo? Ti sei frizzato, ma ti sentiamo ora, Edo? Edo, non ti sentiamo.
Ecco, Tiedo. Mamma mia, ho fatto fatica l'altra volta a rimanere serio, ma non tanto per Antonio quanto per la chat, che veramente era impossibile. Senti, Francesca, la imiti, però non mi fare innervosire come con Virginia, che fa No, tutto uguali. non so imitarla. Ok. Fa tutte le toscane uguali. Poi uguali sono di Eh beh, sì. Firenze, di Siena, di Pisa, di Livorno. Allora, io Allora. faccio tutte le toscane uguali, però questa Juventus mi è piaciuta, sicché. Cioè, Questa Virginia, sarebbe tipo. Virginia? Sì. Francesca. Sicché. No, Virginia, sicché. No, dico Secondo Francesca da me. Tosca, Francesca da Toscana. Il commento? Edo, ti stimo tantissimo, li fai tutti uguali, ma non questa. Però, Virginia, Virginia allora. Pisana è totalmente diversa dal fiorentino. Francesca, accennaci il Pisano allora. No, io no, 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 Ma assolutamente cosa no. cambia? Ma non Cosa di cambia? Virginia, non un'imitazione di Virginia, ti chiedo un po' il Pisano com'è per farci capire. No, dai, Guarda cosa aspetta, scrive. ma che uguale, non ci somiglia per niente. Francesca, facci capire com'è il Pisano, un po' il tono, l'intonazione, no, non Virginia. Cosa mi stai Il chiedendo? Io mi Pisano vergogno. lo devi No, parlare no, così, il il Pisano. Pisano. Così lo devi Allora, parlare. il fiorentino perde molta più C ed è molto più strascicato, ok? Mentre il pisano livornese talvolta. Tipo, faccio un pezzo di fiorentino, Francesca. No, fiorentino come lo fa Edo va bene, cioè quello sì, ci sta. Quindi Pisano è più simile ad Allegri. È simile a Ovvio. Livornese? Sì, purtroppo. Purtroppo che. No, nel senso, no, non purtroppo, perché ora Pisani e Livornesi mi odieranno adesso, Vabbè, chi se ne frega. Posso però dire, sì. Francesca, a noi, se robe tipo i toscani che a 3 km di distanza vi odiate, non ce ne può fregare di meno. Lo dico pure ai siciliani, arancina, arancino, non ce ne può fregare di meno. Roma Nord, Roma Sud, invece è Arancina, arancina. importante. Invece quello è Certo, importante. Però chiaro. posso dirvi a me, sai, i pisani, sai, noi senesi rispetto a noi della chiocciola, peggio tra No, le Umbria. io sto parlando di rispetto. Come Roma Nord e Roma Sud, io parlo di rispetto fra romani, fra pisani e livornesi, ci vuole rispetto. So che mi odieranno, però il dialetto e la cadenza è molto simile. Allora Pisano la parla un po' così, come il No. livornese, come il No. livornese. No, Francesca, ce lo questo fai sto Pisano, ce lo fai capire com'è? è. Ma scusami, Aspetta, allora. aspetta. Edo, sentiamo Francesca, perché lo fa, vai. Ma non lo so com'è che posso fare il pisano livornese, cioè questo è un pochino pisano, cioè non so se mi sente, capito? Che però Ah, è capisco la un po' più. differenza. Ok, un po' più. La Un po' capisco la più. differenza, un po' più. De non lo so se è solo livornese, forse, però la cadenza la No, no, capisco. de si usa anche a Pisa. Questo è pisano, dice Dear Onizuka e garantisco essere Perché il possibile. livornese credo sia una parlata molto di porto. Sì, certo. Però mentre il fiorentino può dire ha capito, ecco, quindi perde la C, la T, perde tutto il fiorentino, il livornese ti dice hai capito. Ah, ok, ho capito. Praticamente per imparare il livornese guardatevi Ovo Sodo di È vero, Virzì. i film di Verdi sempre, infatti ogni tanto a me viene un simile toscano che spesso è quello di Ovo Sodo dei film di Verdi. Su cosa ha rotto? Quanto sono pesato? Su cosa, King Kong? Dimmi su cosa ho rotto ora, nel mio spazio Twitch. Beh, Fammi capire su. qualsiasi cosa ha ragione. No, King Kong, Beh, voglio credo su sapere, Roma nel mio Nord. spazio Twitch, su cosa ho rotto? Voglio sapere ora. Voglio sapere ora, King Kong mi dice, tu sul tuo spazio Twitch non devi fare questo. No, io lo ascolto e da lì in poi non lo faccio più. King Kong, sto aspettando. Aspetto solo il commento di King Kong che mi dica su cosa ho Credo Roma Nord e Roma Sud. rotto. Ora voglio che Ving Kong mi spiega cosa posso Però fare e cosa non posso effettivamente. fare nel mio spazio Twitch. Però effettivamente anch'io che ho vissuto a Roma devo dire che Roma Sud e Roma Nord sono due mondi diversissimi, cioè sono una roba che in altre città non esiste. Ah, che la sto mettendo in imbarazzo del dolce lei, allora sei carino. Ma non dubito che sia in Ah. imbarazzo e dubito che sia dolce e soprattutto me ne fregherebbe anche il giusto di metterla in imbarazzo. No, no, ma si scherza, Ving Kong, se. Scherza e ridere. Intanto Francesca diceva bene, allora chatto ci sta durante la No, diretta, sto no? cambiando telefono perché mi si sta spegnendo il cellulare e arrivo Sì, Ari, ma subito. stiamo per chiudere. Allora, ragazzi, per me ragione Francesca, sono livornese e dite cazzate, dice Iperjux. Scrivi meglio, fai capire perché dice cazzate. Faccio capire. Iperjux, dicelo tu.
Premetto che io non sono né pisana né livornese, però vabbè. Gianni Play di tutte le regioni, voi lo sapete, no? Lui è nato a Torino, ma è siciliano, ma vive a Cagliari. Quindi lui qualunque cosa dice la sua, come effettivamente scrive 100 messaggi al giorno, e su qualunque cosa scrive la sua. Mamma mia. Hai rotto in generale, ci sta, boom boom, non ce n'ho. Ma ora arriviamo, ragazzi, la settimana prossima. Gao è pisano, Gao è pisano, ti dice. Gao è pisano. Allora, ah, questo è interessante, ci vuole calma, fa una domanda a un giornalista dei nostri, Edo, se lo sai imitare, non lo so. Aspetta, intanto sei straziante, è vero, ma Edo ci chiede se, per esempio, Giovanni Albanese... Aspetta, Giovanni Albanese, quanti percentuali ha la Juve di andare in Europa League? La Juventus ha delle possibilità di andare in Europa League perché c'è ancora l'ultima giornata di Champions League, e se la Juve vincerà contro il Paris Saint-Germain, sicuramente perché potrà... Parla così Giovanni Albanese in francese, però vai tranquillo. Sicuramente potrà finire allo spareggio per andare agli ottavi di Europa League. No, allora invece... va. No. Se invece la Juventus perderà col Paris Saint-Germain e il Benfica non riuscirà a battere il Maccabi Haifa, allora in questo caso la Juve non andrà in Europa League, perché se il Maccabi Haifa fa risultato e la Juventus no contro il Paris Saint-Germain, allora c'è la possibilità che questa Juventus non vada neanche in Europa League. Sicuramente, anche se dovesse arrivare ultima, non andrà in Conference, perché queste sono le regole e qua abbiamo il dato certo allo 0%. Percentuale, ma c'è una percentuale o no? 0% la Juventus non andrà in Conference. Questo è il dato sicuro. In Champions? Allora, secondo tutte le casistiche... 20% va in Europa League, 20% non va in Europa League, 20% ci va, 20% no, 20% ci va. È un 20-20-20-20-20 perché ci sono tutte queste casistiche legate alle combinazioni. Non sono io che faccio le regole. Ma io non ho capito nulla, ci va o non ci va? Non si sa. Devi livellare su una scala del 120% e fare una percentuale di 6 casistiche del 20% l'una. Ma non puoi dirci se secondo te ci va, scusami, non puoi dirci se secondo te ci va o no. Secondo me ci va, se fa un risultato uguale a quello del Maccabi Haifa o magari migliore, o magari resta con la differenza reti migliore. E nell'altro caso, se non succede questo, secondo me non ci va. Scusami, però questi sono sono i casi che conosciamo, va in Europa League se, non va in Europa League se. Io sì, questi sono i casi. Una tua percentuale. Una mia percentuale è che la Juve al 20% andrà in Europa League, al 20% non ci andrà, al 20% ci andrà, al 20% non ci andrà, al 20% ci andrà, al 20% non ci andrà. Ma dobbiamo ragionarla sul 120%. Ma perché? Non ho capito nulla di queste tesi. Allora, ragazzi, le regole sono queste, non le fa lui. Dico, no, ragazzi, che vi devo dire allora? Chi le fa le regole albanese? Le regole in questo caso le ha fatte la UEFA. Infatti speriamo che si faccia la Superlega, perché secondo me ci sono regole un po' più facili. Esatto, io mi illudo perché mi sembra che parta dicendo c'è il 20% in cui non va, perché non vada in Europa League, e io penso che là arrivi l'80, no? E invece c'è sempre la beffa, ragazzi. Allora, comunque non si fanno domande scomode ad Allegri, a voi non sembra. Io dico questo, parlando seriamente un attimo, non è facilissimo fare domande, cioè ripeto, voi pensate che là uno vada in conferenza e dica, cioè insomma molto secco, faccio una domanda quasi per criticarlo e basta, cioè tu la devi fare una domanda cercando di ottenere una risposta. A me sembrano sempre si facciano domande ficcanti più che scomode o cattive, cioè secondo me non devi essere necessariamente scomodo o cattivo, devi essere ficcante, devi provare a ottenere una risposta secondo me utile, e non sempre, devo dire, ecco questo sì, le domande. Devo anche aggiungere che anche Allegri spesso non aiuta negli ultimi tempi, non va incontro a una vera risposta
per aiutarci a capire qualcosa in più. Secondo me anche lui in un momento di Anzi, quasi, quasi risponde confusione. male se fai la domanda ficcante o sbagliata. Secondo me sì, in questo momento non è facile veramente andare in conferenza, però quella che non ho condiviso era appunto sul momento magico della Juventus dopo, cioè ragazzi, no. Non va fatta, secondo me, è a mio parere, cioè non è un momento magico quello, intendo non che non vada fatta, e Allegri non deve mai rispondere, sì, l'euforia è un rischio, no. Cioè, quasi c'è un rischio che non corriamo quest'anno è l'euforia. Tanti ne corriamo, eh. Cosa rischia la Juve, direi, a occhio, tante cose, ma non c'è l'euforia tra questi. Cosa rischia la Juve? Se vuoi perdere Comunque l'accredito, ma no, l'audienza ma della voi Gazzetta ha pensate... appena fatto la lista della spesa di Conte alla Juve. Ma Aspetta, perché? Lorenzo, ma davvero c'è qualcuno che crede che, che la Juventus, voglio dire, non faccia fare per una domanda cattiva da Allegri l'accredito a un giornale? Cioè, l'accusa che si fa è esattamente l'opposto alla Juve, di essere troppo permissiva, di non querelare, di non fare, di accettare, e credete che se fa una domanda cattiva ad Allegri, quando il presidente Agnelli ha urlato vergogna a tutti una settimana fa, credete che uno non possa dire scusi Allegri, la squadra sta andando male, le sue responsabilità, cioè, credete non si possa, state scherzando. Però io Si devo può? dirvi la verità. Come? Poi non ottiene risposta, magari. Io devo dirvi la verità. A livello di imitazione, Questo è il tema, semmai. Dimmi, Edo. a livello di imitazione, perdere Allegri mi spiacerebbe molto. Ma se proprio bisogna fare questo cambio, Conte alla Juve sarebbe una grande fonte Ah, tu dici per inesauribile di. le imitazioni sarebbe clamoroso. Secondo me, i due che Beh, potrebbero dare più fonte inesauribile sono Conte e Gasperini. sì, anche Gasperini sarebbe buono, eh? Per te sarebbe buono. Sarebbe stato perfetto Spalletti, ma mi sembra difficile e lontano. Non, mentre Mancini un casino sarebbe. Mancini per me è È un difficilissimo. incubo perché non ha grandi inflessioni, non ha. No, perché marchigiano ha una voce nasale, ma Sì, ma è un non è marchigiano appunto caratterizzata. molto Sì. pulito, come dire, ora non, però dico, non con una grande inflessione, quindi non è facile. No, secondo me sai che c'è, però tu Allegri te lo tieni anche gli anni prossimi, Edo, con Dionisi potrebbe essere il tuo sogno è Alvini ma anche della Dionisi, Cremonese. anche Dionisi è molto toscano. O il ritorno di Pirlo sarebbe un sogno, saresti felice, Andrea? Beh, sì, sarei molto entusiasta perché vorrebbe dire che la società è tornata sui suoi passi. Mi darebbe una grande gioia perché rimane un gruppo a cui sono molto legato. Bene. Senti, in 2 settimane Luis Enrique lo impari. Sì, gli stranieri secondo me li impara Sì, presto. Luis Enrique è fattibile. Tudor già meno. Conte vuole bastoni, Barella, Sì, vabbè. Minkovic. Sì, Ho capito, vabbè. ma non potremo neanche, tra l'altro, spendere tantissimo, ragazzi, lo dico No, 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 privato. scusate, c'è una cosa che non è chiara. Ho chiesto una Barella perché, visti gli infortuni, E beh, pure i bastoni, allora. me ne Mi sa portasse, e che appunto, pure i vista l'età bastoni. di alcuni giocatori, mi spiace che l'Audisa, ecco, non ho capito questa mia richiesta. Gli ho mandato un SMS, gli ho detto, servirebbero dei bastoni per l'età di alcuni giocatori, servirebbe una Barella o anche due, visti gli infortuni. Chiaro, io Io non lo so. Gasperini, fammi Gasperini. Diciamo che i bastoni li userei volentieri. Ridi. Ho usato un bastone contro Muriel, visto che si è fatto espellere in una maniera che non mi è piaciuta, però l'Atalanta deve continuare per quella che è la strada che abbiamo tracciato. Francesca. Allora, ragazzi, direi che pian piano, dai, povero Muriel. Dai, ragazzi, pian piano, ci siamo. Noi vi Dai, seguiamo sempre. chiudiamo su. 19 novembre, l'Eventibus a Milano, ma ora poi cominceremo davvero. Abbiamo prima troppo calcio ancora, ma lo sapete, è il pomeriggio di un sabato a Milano, potete venire tranquillamente, si entra senza prenotazione, ma venite per tempo, perché sembra incredibile, ma c'è un po' di fila di solito. E 10 euro l'ingresso con consumazione compresa, al 55, lo sapete, trovate tutto sui nostri social, arrivano costantemente, noi ve lo dico, lo stiamo dicendo, ex giocatori, ospiti, chissà, chi non viene, chissà. Che però non si possa pentire anche di questo. Oltre che nel vedere un Edoardo Mecca Show dal vivo, prima che vada in radio, Edoardo Mecca Show dal vivo, ragazzi, alle 2:30, alle 14:30, Edoardo Mecca Show dal vivo. Donadoni, ma dai, non credo che mi hanno giocato una buona partita. Così.
Allora, Francesca, ci sei alle 20, bus? Certo, ovvio. Beh, ma i nostri ci devono essere, ragazzi, i nostri tutti, se no veramente i bastoni di Gasperini e compagnia. Aspetta che... Gasperini. Che cosa ridete i Donadoni? Clamoroso Zamp che fa Donadoni. Matt polemico, non vengo più perché ha visto che Francesca non guarda Juventus. Vabbè, ragazzi, dai, andiamo. Susanna non viene, male allora, male. Che vi devo dire, ragazzi, male. Io vengo solo se Zampini fa Donadoni, non lo escludo, Paola, non lo escludo. Dai, ragazzi, andiamo su Alvini, Gatta l'ha fatto, dai, l'ha fatto Edoardo, quando c'è Edoardo Gatta lo fa solo lui. Miei cari, ringraziamo tanto Luciano Moggi e Sandro Campagna che sono stati con noi per fare analisi un po' a tutto tondo sul momento della Juve. Come vedete, tante cose che non vanno. Moggi ha parlato di confusione generale, forse di un ruolo che manca al direttore generale, e anche Sandro ci ha un po' individuato i tanti settori in cui bisogna ripartire. La prima cosa che ha detto è: in questo momento c'è solo Lecce. C'è semplicemente questo, nessun altro pensiero, nessuna eliminazione, nessuno scudetto, nessuna tabella, c'è solo Lecce, nient'altro. Allora c'è solo Lecce domani, Juventus, come sempre c'è nel pre-partita, nel live match, nel post-partita, ragazzi, noi ovviamente, la Juve, non la molliamo mai, tantomeno in questi momenti, grazie mille DJ Andrea, noi dobbiamo essere sempre così, non perdere mai la capacità di analizzare e anche di sorridere.